Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il media web Le Ali del Bruco. Non vi nascondo che sono due anni che sto aspettando questa live. No, dico 2 anni, ho mandato non so più quanti messaggi e non so quanti messaggi ho ricevuto perché invitassi al nostro format la persona di cui, insomma, adesso lascerò all'amico carissimo Fabio presentare, ma l'avete letto dai titoli, non, quindi già sapete chi c'è. Poi gli ho mandato un messaggio intimidatorio agli amici di Telegram dicendovi che o venite questa sera a vedermi la puntata dopo che me l'avete richiesta in non so più quante persone, o vi mando Draghi, Brunette e Speranza a farvi compagnia a casa. Quindi è bene che veniate alla puntata di questa sera. Allora, a farmi compagnia c'è lo staff, il rappresentante dello staff di Fattore Evolutivo, Fabio Angelucci, a cui do subito la parola. Caro Fabio, ciao, come stai? Buonasera, benissimo, benissimo. Un saluto a tutti e un saluto da parte di tutto il nostro gruppo. Sì, allora questa sera... Dimmi. No, diciamolo che finalmente noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, di incontrarci di persona, ci siamo visti quest'estate, ci siamo tra l'altro fatti uno scambio di prodotti tipici, tu laziali, io calabresi, insomma abbiamo passato una giornata insieme, è stato molto piacevole e divertente. E questa cosa, insomma, ha anche rinforzato quelle che erano già delle ottime relazioni amicali, però poi quando ci si vede di persona cambia tutto, decisamente tutto. Viene confermato. Ovviamente, il contatto è qualcosa di bellissimo, poi quando si incontrano le persone giuste è la cosa più bella. Lo posso dire anche di quella della persona che appunto questa sera ci dà un po' di sollievo, secondo me. Sì. Parlo di Alberto Caccialanza, nostro carissimo amico, sì. Nonché, insomma, come tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando conoscono, hanno visitato in molti il suo canale, è un ricercatore di messaggi della Santissima Madre e da diversi anni sta divulgando appunto quelle che sono le profezie legate appunto alle apparizioni mariane e le sta contestualizzando nell'ambito dei tempi che stiamo vivendo. E questa sera punteremo appunto a parlare un po' di quello che dovrà essere, almeno si pensa, al nostro futuro, no? E quindi do la parola ad Alberto. Alberto Caccialanza, per voi tutti. Oh, finalmente! Oh, non ho corteggiato così nemmeno la mia ragazza quando eravamo, ci dovevamo fare fidanzati, io te lo dico. Ciao cari amici, ciao Fabio, ciao Francesco. Ciao Alberto. Grazie di troppo essere gentili qui. Beh, innanzitutto chiedo scusa a te e chiedo scusa anche alle altre persone che mi avevano chiesto l'intervista e ho dovuto rimandare perché è un lavoro veramente tosto, lungo, mettere in ordine questi messaggi e ho una metodologia di lavoro che certe volte non mi permette di staccare e preparare l'intervista perché anche nell'intervista, come vedrete, io metto sempre in ordine dei messaggi. Tu sei stato molto paziente, Francesco, altre persone invece che mi avevano chiesto questa intervista non sono stati pazienti e insomma non mi hanno mandato per paese, non hanno fatto capire. Senti, allora però adesso che insomma siamo riusciti a portarti sul format, prendiamo l'impegno che questa non sia una tanto, non sia un'apparizione sporadica, perché a noi fa estremamente piacere. Sempre quando vorrai, quando potrai, con i tuoi tempi, torni a insomma raccontarci un po' di quello che è il tuo percorso di conoscenza. Detto questo, andiamo subito al sodo. Abbiamo preparato, hai preparato delle slide che sono ricche di messaggi che possiamo insomma vedere, approfondire, commentare. No, dico da subito così. Non so quanto tempo ci porterà questa puntata, può darsi che andrà avanti anche per molto più di 2 ore, però vorrei anche, perché ho ricevuto tantissimi messaggi in tal senso, lasciare spazio all'interazione con il pubblico, che si sono sicuro che avranno una quantità industriale di domande da farti. Quindi alla fine della puntata, anche se siamo oltre le 2 ore, ci prendiamo comunque il tempo per l'interazione con il pubblico. Allora, Fabio, a te. Tu so che hai anche studiato quelli che sono insomma
i punti focali di questa nostra puntata. Da dove partiamo, Fabiuccio? Visto che diciamo quello che è avvenuto fino ad oggi è stato già raccontato, cerchiamo di fare un salto in avanti. E io comincerei a parlare con Alberto di qualcosa che tutti quanti quelli che sono dietro le profezie stanno aspettando. Partirei con il discorso dell'avvertimento, se a te fa piacere. E abbiamo preparato appunto alcune cose. Quali apparizioni, che cosa ci puoi raccontare, Alberto, riguardo appunto quello che viene definito l'avvertimento? Certamente, beh, innanzitutto l'avvertimento si associa, come sanno in tanti, alle apparizioni di Garabandal, e il mio obiettivo è sempre quello di uscire dalle discussioni, io ci credo, io non ci credo, io la penso così, ho l'opinione diversa. Non c'entra niente, perché mi spiego, la Madonna Garabandal ha dato dei segni assolutamente indiscutibili. Una bambina di queste, una veggente, Mary Loli, aveva avuto un'apparizione, era andata in estasi, si era sdraiata a terra completamente e tutto ad un tratto si è innalzata da terra. Si è innalzata di circa mezzo metro, è andata in levitazione. E c'era lì una signora presente, curiosa, che ha preso il manico di una scopa e l'ha fatto passare tra il corpo della bambina e il terreno sottostante, e ha visto questa signora che non c'era niente, quindi era veramente in levitazione, e questa signora ha anche fatto la sua testimonianza su YouTube. Ma c'è tanto altro, per esempio Conchita Gonzales ha avuto un'apparizione, è andata in levitazione anche lei, si è innalzata da terra di mezzo metro, soltanto che dietro a lei c'era proprio un dottore, c'era un medico. Questo medico ha fatto passare la sua mano, il suo braccio, tra i piedi della bambina e il terreno sottostante, e ha sentito proprio che non c'era niente, quindi è veramente andata in levitazione. Questi sono segni discutibili. Poi, prima Ma scusami Alberto, dell'apparizione. segni indiscutibili che quella era una situazione appunto molto particolare, cioè che tutto poteva essere tranne che una falsità da parte delle veggenti. Cerchiamo di dare Certamente, cioè non può appunto un essere la tizio di questo. fantasia di una bambina che inventa di vedere una donna bellissima e ricevere dei messaggi. I segni sono assolutamente indiscutibili. Altri esempi, le persone prima dell'apparizione portavano lì gli oggetti sacri, il rosario, braccialetti, li appoggiavano su un banco. Le bambine prima dell'apparizione prendevano questi mucchi di oggetti e durante l'apparizione facevano benedire questi oggetti alla Madonna. Poi, mentre tenevano gli occhi rivolti verso l'alto, la testa perennemente rivolta verso l'altro, come abbiamo visto anche nelle immagini, le bambine prendevano un oggetto a caso dal mucchio e lo consegnavano esattamente al proprietario, ma senza neanche guardare in faccia il proprietario e senza neanche guardare l'oggetto che pescavano, che prendevano. Le persone rimanevano sbalordite perché dicevano, cioè pensavano, com'è possibile che succeda una cosa del genere, e ci sono state anche delle persone che sono svenute. Oppure c'erano dei preti che andavano lì in borghese per non farsi riconoscere, ma le bambine durante l'apparizione riconoscevano che quelli erano dei consacrati. Poi c'è da ricordare anche che il medico Celestino Ortis è un dottore, un medico che aveva analizzato questa situazione per 22 giorni di fila, aveva detto: è una vigliaccheria fare finta di niente, fare silenzio, perché qui sono arrivati dei segni non spiegabili, che nessuno può spiegare. Quindi ripeto, non è questione di credo, non credo, io la penso così, tu la pensi in un altro modo. La Madonna è apparsa. La Madonna a queste bambine ha dato un messaggio che riguarda l'umanità intera, cioè arriverà un evento che sconvolgerà l'intera umanità. Arriverà l'avvertimento, il miracolo e un castigo, arrivare direttamente da Dio. L'avvertimento
sarà l'impatto tra due comete, questo impatto farà emergere una luce, questa luce illuminerà le coscienze e tutte le persone vedranno le loro esperienze di vita. Adesso comincio a leggere i messaggi. Apparizioni Giacarei, Brasile, 2011. Poco è il tempo della misericordia per voi ed è molto vicino il grande avvertimento che manderò a tutta la terra. Attenzione, nessun'anima, nessun essere umano sfuggirà a questo avvertimento. Trevignano Romano, apparizioni Roma, 2017. Avvicinatevi a mio figlio sempre di più. L'ammonimento è vicino, l'ammonimento è ricordato anche come l'avvertimento. Così finalmente chiunque, credenti, atei, altri religiosi e peccatori non pentiti saranno davanti alle loro coscienze e tutti sentiranno davvero il peso dei loro peccati. Luz de Maria, Argentina, 2013. Saranno istanti molto difficili ma necessari per ognuno di voi, in modo che possiate vedere come siete in realtà, senza finzioni. Questi momenti vi sembreranno un'eternità importante, un'eternità, ma senza esserlo, scaveranno fino in fondo la vostra anima. Tutto ciò che l'uomo tiene nascosto dentro di sé gli verrà mostrato ed egli ne diverrà consapevole. Beh, innanzitutto l'avvertimento toccherà tutta l'umanità, nessuno escluso, come aveva detto proprio Conchita Gonzalez. Quindi non è un discorso religioso, tutti atei, buddisti, musulmani, satanisti, e chi vota a destra, chi vota a sinistra, vivrà questo grande avvertimento. Le persone soffriranno in rapporto al peccato che hanno, in rapporto alle loro vigliaccherie, alle loro miserie, alla loro violenza, e vedranno tutte le esperienze di vita, anche quelle che non si ricordano. Infatti la Madonna ha detto che l'avvertimento toccherà le nostre anime, e la nostra anima è anche un campo elettromagnetico che registra tutte le nostre esperienze di vita, tutte. E questo aspetto ci ricorda anche le esperienze premorte, cioè molte persone che hanno vissuto l'esperienza premorte hanno rivisto tutte le loro esperienze di vita, anche quelle che non si ricordavano, e hanno aggiunto Dio da importanza magari anche a delle azioni piccole che compiamo, che noi non consideriamo nemmeno. Poi, nelle esperienze premorte, le persone hanno detto di aver vissuto immersi nell'eterno presente. Infatti la Madonna, nel messaggio che ho appena letto di Luz de Maria, cosa ci ha detto? Che sembrerà durare un'eternità. Le persone hanno detto sembrerà durare un'eternità perché si soffrirà talmente tanto che sembra che il tempo non passi, ma non è così. Cioè, è verissimo che le persone soffriranno molto molto pesantemente, però sembrerà durare un'eternità perché le persone saranno toccate dalla luce di Dio, dallo Spirito Santo, che viene da una dimensione che non è soggetta allo spazio-tempo. Poi Conchita Gonzalez aveva detto che questa luce sarà provocata dall'impatto di due stelle. Ti leggo altri messaggi. Sì, ti volevo chiedere una cosa. No, sì. Vai Francesco. No, no, vogliamo andare avanti con i messaggi, perché è molto interessante questo passaggio, sempre in riferimento alle ragazze di Garabandal. Ti volevo chiedere, tu che idea ti sei fatto del perché la Chiesa non riconosca poi, rispetto, come dire, è come se le veggenti di Garabandal siano messe su una scala di minore importanza rispetto ad altre apparizioni, eppure le cose che si sono succedute, i fenomeni che si sono verificati sono di straordinaria importanza, però la Chiesa sembra non voler così tanto attenzionare queste apparizioni. Visto che tu hai studiato tutti i messaggi,
Perché secondo te, che idea ti sei fatto di questa cosa? Ma guarda, perché la risposta è molto semplice. È entrata questa cancrena che la massoneria si è radicata al vertice della Chiesa e quindi come in una piramide gestisce la situazione. E se l'umanità avesse conosciuto queste apparizioni con i segni che sono arrivati, insomma, avrebbe generato un cambiamento assolutamente positivo. Sarebbe cambiato il destino stesso dell'umanità, quindi è molto semplice. Si è radicato questa cancrena, si è Non radicata solo. e gestisce, quindi io penso Non che la questo vuol sia far molto conoscere, la vuol tenere, come dire, in ombra. esattamente. Non solo, ci sono stati segni particolari in quell'apparizione, se mi posso permettere, Alberto. Allora, Certo, Fabio. uno, tu hai parlato degli oggetti che venivano riconosciuti dalle bambine e portati. C'era un oggetto particolare, c'era una storia particolare in tal senso, di un portacipria. Sì. Tutti lasciavano oggetti sacri, rosari, catene e quant'altro. E quando questa bambina, una di loro, ha riportato questo oggetto alla persona, gli ha detto testuali parole, cioè la Madonna ha riconosciuto in quell'oggetto un contenitore che era stato usato per portare l'Eucaristia, e qui mi Le ostie, sì. rilascio al discorso della Chiesa. Della Chiesa del Vaticano, perché la Chiesa è un'altra cosa, per portare l'Eucaristia a un condannato a morte. La Sì. Madonna ha riconosciuto quell'oggetto e l'ha subito individuato. Un'altra cosa particolare che bisogna dire è che già viene detto che quando ci sarà questa situazione, molte persone cercheranno di dare delle spiegazioni logiche, che di logico poco hanno, ovvero quando ci sarà questo. Tu hai fatto bene, Alberto, a parlare della parte, diciamo, elettromagnetica del nostro corpo. È quello che aggancerà questo segnale, è quello che arriverà dal profondo dello spazio. Ho interrotto, Certo. scusate, vai avanti. Va bene, È ma stato un no. piacere, Fabio. Allora, torniamo alle nostre. Torno ai messaggi di Sì, prima. Sì, andiamo passa avanti. pure. Sì, parlavo dello scontro delle due stelle. Approfondiamo con i messaggi. Carbonia 2020, apparizioni Sardegna. La scienza, come hai appena detto tu, Fabio, la scienza non potrà dare spiegazioni quando nel cielo si affacceranno due soli e si scontreranno per dare la luce dell'infinito amore. La croce in cielo che esorcizzerà il mondo e benedirà tutti i suoi figli. Gli esorcizzati durante l'esorcismo soffrono tantissimo, quindi le persone che vivranno nella tenebra durante l'avvertimento soffriranno tantissimo. Infatti Conchita Gonzalez in un'intervista aveva detto che sarà un'esperienza terribile per l'umanità. Quindi la croce in cielo esorcizzerà. Nella terra succederanno un grande terremoto, le acque dei mari si innalzeranno e si abbatteranno sulle coste e distruggeranno ogni cosa. Infatti, Conchita Gonzalez aveva detto che dopo l'avvertimento ci sarà il castigo, quindi si scontreranno, che è quello che vi ho appena letto. Quindi si scontreranno queste due stelle, questo impatto formerà una croce in cielo, gli scienziati non riusciranno a dare spiegazioni, anche perché questa croce emanerà la luce dello Spirito Santo, come aveva detto Santa Faustina Kowalska, aveva proprio detto in passato che vedremo una croce e dall'estremità della croce emergerà la luce dello Spirito Santo. Le bambine di Garabandal poi avevano parlato di un segno, e il segno del figlio dell'uomo, cos'è? È la croce. E la croce è scritto che in Matteo 24 si manifesterà questo segno. Vado avanti con i messaggi. Anguera 2007, Brasile. Il Signore mostrerà agli uomini il suo grande segno. La grande croce sarà vista in tutta la terra. Gli uomini potranno contemplarla e il Signore benedirà le loro vite. Sarà la grande opportunità per la conversione dell'umanità. Quindi,
anche qui collega la croce all'avvertimento. Luz de Maria, 2015. Un grande segno nel cielo sarà visto, anche qui parla di segno, sarà visto da tutta l'umanità, ovunque si trovi, e nessuno potrà sfuggire dall'esaminare se stesso. Ok? Quindi anche qui il segno abbinato all'avvertimento. Questa è la misericordia divina che non vuole che nessuno dei suoi figli si perda, ma che aumenti la propria fede. Travignano Romano, 2020. Presto la croce illuminerà il cielo e sarà l'ultimo atto di misericordia. Il segno è la croce, il segno è descritto in Matteo 24, quindi l'avvertimento è ambientato in Matteo 24 e Matteo 24 è ambientato alla fine dei tempi. Quindi l'avvertimento è l'ultimo atto di misericordia che anticipa il castigo che verrà direttamente da Dio. Infatti, le bambine di Garabandal avevano visto in visione questo grande castigo e avevano urlato a squarciagola, avevano detto: non permettere, non permettete che succeda tutto questo. La Non possiamo solo, Alberto. considerare come l'ultimo e l'ennesimo tentativo dello Spirito Santo di venire in soccorso, cioè noi che siamo teste di legno, in qualche maniera per farci capire che non c'è rimasto più tempo, l'impatto più forte che ci può dare è un segno di questo tipo, no? Per farci cambiare strada. Certamente, ma anche la metodologia di Dio, come per giustizia, ci avverte sempre. E visto che dopo arriverà un castigo come mai abbiamo visto, è giusto che l'avvertimento sia grande, come mai è successo in passato. Quindi sì, si vogliono recuperare. Fabio, che stai Non dicendo? solo, no, dico non solo questo, ma c'è anche un altro aspetto fondamentale, no? Che quello che noi forse ancora non abbiamo compreso dell'avvertimento, che è un qualcosa che è scritto da immemorabile tempo, non è un qualcosa che è venuto fuori da qui adesso. Ne ha parlato Padre Pio, che riconosceva addirittura appunto le apparizioni di Garabandal, ne hanno parlato in molti, la Faustina Kowalska. Quindi è un qualcosa che arriva da molto lontano, da tempi immemori. E purtroppo questa è una situazione del quale pochissime persone sono state avvisate, o meglio, poche persone ne sono venute a conoscenza. Oggi abbiamo questa opportunità, abbiamo questi strumenti, abbiamo internet, abbiamo tantissime opportunità e secondo me questa è la cosa più giusta, è cercare di mettere a conoscenza più gente possibile di queste cose. Bene, andiamo avanti, vediamo Certo. la slide successiva. Sicuramente adesso, Alberto, diciamo, dovremo correlare quella parte che appunto dove a Garabandal si è detto, no? Dopo l'avvertimento ci sarà un segno preciso. Le ragazze parlavano dei pini, ma Sì. in tutti i luoghi d'apparizione ci sarà questo segno. Che cosa ci puoi dire del cosiddetto miracolo? Esattamente, sì, il miracolo innanzitutto sarà annunciato 8 giorni prima da Conchita Gonzales e lei, come ce l'ha descritto, che si vedrà questa colonna di luce visibile, sarà anche fotografabile, però non sarà palpabile e la vedremo proprio come hai detto tu, Fabio, nel boschetto dei pini di Garabandal. Però faccio un collegamento. La Madonna a Medjugorje aveva detto: qui ci sarà un segno che colpirà nell'intimo l'essere umano e ci ricorda che cosa? Ci ricorda proprio l'avvertimento, il miracolo. Quindi, domanda: sarà solo lì a Garabandal o sarà anche negli altri luoghi di apparizione? Beh, innanzitutto consideriamo che in ogni apparizione c'è stato almeno un miracolo. Faccio un esempio: io abito a Cremona, a Paratico, in provincia di Brescia, c'è un'apparizione, è un'ora di strada da casa mia, lì ci sono stati tanti segni. Un ragazzo nel 91 aveva fatto un incidente in moto e aveva sbattuto la testa contro un palo di cemento, quelli che ci sono a bordo strada per sostenere i cavi di alta tensione.
ha subito un intervento di 10 ore e altri interventi chirurgici, però non c'era niente da fare e per anni è rimasto su una sedia a rotelle, cioè non riusciva più a camminare. Nel 95 è andato a paratico in quelle apparizioni. Sai, in quei momenti di disperazione tutti si buttano nell'apparizione di Maria, anche se magari non ci credono più di tanto. Beh, comunque è andato a paratico e cosa è successo? La Madonna nel messaggio stesso ha detto: benedico questo ragazzo. Il ragazzo ha ripreso a camminare e a fare le scale. È guarito. Grande prodigio della Madonna a paratico. Quindi sarà solo qui a Garabandal o anche negli altri luoghi di apparizione. Ti leggo i messaggi. Paratico 2009. In questo luogo a me è tanto caro perché la Trinità Santissima lo permette, sarà dato un grande segno. Ecco che torniamo al segno. Anche qui sarà dato un grande segno. Cavarzere, Apparizioni, Venezia 2012. Ci sono tutti i santi e gli angeli perché questo posto sboccerà come un bocciolo di rosa fra non molto. Oliveto Citra, Apparizioni, Salerno 2017. Questo luogo sta per essere conosciuto in tutto il mondo attraverso i grandi prodigi che la Santissima Trinità donerà molto presto. Credeteci. Non dubitate perché dopo sarà troppo tardi. Quindi il segno, il miracolo, i prodigi, le guarigioni avverranno nei vari luoghi di apparizione. La Madonna, infatti, 2000 anni fa aveva concepito Gesù e aveva accolto lo Spirito Santo. Quindi, quando si manifesterà la croce in cielo, emanerà la luce di Dio, emanerà la luce dello Spirito Santo. E i luoghi di apparizione accoglieranno questa luce. Quindi possiamo dire che andranno in risonanza e nello stesso momento avverrà il miracolo nei vari luoghi di apparizione. Torno ai messaggi. Carbonia 2015. Avanti, presto anche la grotta sarà a voi riaperta perché il suono della tromba del mio angelo spalancherà le porte di ogni, attenzione, di ogni mio luogo. Tutti i luoghi dove io e Maria Santissima siamo apparsi verranno segnati dalla croce luminosa, affinché il mondo sappia che tutto è nella verità dell'unico e vero Dio, il veritiero. San Bonico, Apparizioni Piacenza, dove mi sono convertito io, messaggio 144. Presto la Madonna darà un segno molto forte sia qui che in altre parti del mondo contemporaneamente. Esatto, in tutti quindi i luoghi di apparizione vivremo il miracolo, accadranno dei grandi prodigi, quindi quello che dico sempre io, diffondiamo anche questi messaggi, cioè è facile adesso parlare di Fatima, Garabandal, Lourdes, La Salette. Sanno tutti che qui la Madonna è apparsa. Adesso abbiamo come missione di diffondere anche questi messaggi meno conosciuti, perché anche qui ci saranno dei grandi prodigi. Il segno, come ho detto prima, è la croce. Il segno si manifesterà, come è scritto, in Matteo 24. Quindi l'avvertimento è Matteo 24. In Matteo 25 si parla della parabola dei doni. Cioè, una persona ha cinque doni, è capace di, con tanti sforzi, di mettere in ordine i messaggi, oppure una persona è capace di tradurre i filmati, è capace di fare il tecnico, è capace di coinvolgere altre persone per, fare carità o per, organizzare delle conferenze, insomma. Se uno sfrutta questi doni, se uno non li sfrutta, li perderà. Come è scritto in Matteo 25, se uno invece li sfrutta, ne acquisirà degli altri, acquisirà delle potenzialità e questo succederà anche in prossimità durante il miracolo. Vediamo i messaggi. Carbonia 2020. I miei figli saranno forti perché il dono dello Spirito Santo li renderà possenti. Il
e aiuteranno queste creature che si sono abbandonate al mio nemico. Esatto, quindi le persone che hanno lavorato per Gesù hanno fatto fruttare i doni, durante l'avvertimento, il miracolo, saranno potenziati dallo Spirito Santo, acquisiranno dei doni e manifesteranno dopo il miracolo questa loro potenza, questi doni. Una cosa, Alberto, sì. Prima che vai avanti. Allora, abbiamo detto che nei luoghi di apparizione, dove appunto si manifesterà il miracolo, saranno tante le guarigioni, no? Allora, io mi sono sempre domandato una cosa, e con te a volte ne abbiamo anche parlato. Secondo te questi luoghi sono luoghi particolari perché emanano energie particolari, perché sono in un punto particolare del pianeta, una griglia particolare, oppure è semplicemente un luogo di apparizione, punto e basta, dove questo essere divino arriva e ci avvisa? Ma per me sono dei punti anche, è una mia opinione, dei punti anche sì, strategici, sì. Dove si intersecano anche delle linee energetiche, perché col megalitismo veniva riprodotta la geografia universale sul pianeta per dare armonia all'ambiente, per armonizzare l'energia dell'ambiente. Quindi, a mio parere, la Madonna non sceglie dei posti così a caso. A caso. Per esempio, ti faccio un esempio, San Bonico, non so se ci sei mai stato, comunque è un campo a forma di triangolo e alla punta di questo triangolo c'è l'albero con posizionata la Madonna, la statuetta della Madonna, dove insomma appare la Madonna. Sì, sì. Un triangolo. A tutti i luoghi hanno... Sì, sì, infatti per hanno questo significato. Che sì. Tutti i luoghi che io ho visitato dove ci sono state le apparizioni sono luoghi particolari dove comunque ci sono delle fonti energetiche, o scaturisce acqua, oppure ci sono delle montagne piramidali, vedi Trevignano lì vicino. Comunque sono luoghi particolari dove appunto c'è comunque un'energia particolare. E io collego questa energia a quello che potrebbe essere il discorso del miracolo, che agisce sulle persone, sui malati, sulle coscienze, tutto quello che vuoi, perché poi dobbiamo dire che anche che il miracolo non sarà soltanto un fatto fisico. La Madre Celeste ci ha detto che il miracolo sarà anche, per molti, gran parte, sarà nelle coscienze. Tant'è vero che subito dopo si succederanno un periodo, diciamo, di pochi mesi, ma di pace. Sì. Continuo con i messaggi. Assolutamente sì. Andiamo avanti. Oliveto, sono rimasto Citra. A Oliveto Citra, sì. Esattamente, 2004. Esatto, che ho detto che dopo il miracolo le persone manifesteranno i loro doni. Oliveto Citra 2004. Da oggi Oliveto Citra sarà conosciuto in tutto il mondo, perché la Santissima Trinità compierà grandi meraviglie, grandi guarigioni, grandi miracoli attraverso i corpi di questi miei figli. La Santissima Trinità scende con potenza su di loro. Siamo noi ad operare attraverso di loro. Carbonia 2014. Sarete messi in ordinanza sacerdotale e sarete battezzati quali figli dell'amore e sarete forti come leoni e sarete gli apostoli degli ultimi tempi, coloro che io prenderò per mano per realizzare il progetto di Dio, la sconfitta di Satana. Vi attendo in questo luogo che ho scelto per iniziare l'ultima sfida contro Satana. Giacarei 2014. Come io sono sceso improvvisamente sugli apostoli che erano con Maria nel cenacolo e li ho trasformati da polvere e misera in incrollabili colonne imbattibili della mia chiesa, della santa fede cattolica, così pure improvvisamente verrò a voi, vi trasformerò, vi fonderò in me e io vi farò così pieni di me che voi cambierete la faccia della terra come gli apostoli la cambiarono. Esatto, quindi confermato da questi luoghi di apparizione, gli apostoli degli ultimi tempi saranno potenziati grazie allo Spirito Santo e come gli apostoli dei primi tempi andranno
in giro in tutto il mondo a portare la luce di Dio, guarendo i malati, i sordi, i ciechi, i zoppi, risorgendo i morti, faranno qualsiasi cosa. E abbiamo anche avuto adesso degli esempi di persone che hanno manifestato grandi doni, per esempio Gustavo Roll, se ne sono dette un po' di ogni, però vabbè, era cattolico, era un cristiano e aveva il dono di materializzare, smaterializzare oggetti, riusciva a diagnosticare, a fare delle diagnosi, andava dalle persone, identificava la parte malata del corpo, e aveva anche il dono della bilocazione, che è un dono che mi ha affascinato sempre. Il dono della bilocazione, per tornare a Paratico, ce l'ha anche questo veggente. Per esempio, ti racconto un episodio assolutamente incredibile. Un signore di Pescara, un bel po' di anni fa, sono passati un po' di anni, era alla stazione e c'era un giornalino, un periodico, lui l'ha preso un attimo, ha dato un'occhiatina veloce, poi è tornato a casa e ha visto che su questo giornalino si parlava di messaggi mariani, e allora ha appoggiato subito questo giornalino nella carta da buttare via, cioè non gli interessava praticamente niente. A questo signore hanno detto che hanno riscontrato un gravissimo problema allo stomaco e ha cominciato a pensare al suicidio. Ha preso una settimana di ferie, è andato in aperta campagna e continuava a pensare al suo problema. E cosa è successo? Dietro di lui è apparso un ragazzo biondo e gli ha detto: senza Dio sei disperato, riprendi, gli ha detto proprio così, che poi dopo è stato tutto testimoniato, riprendi quel giornalino che stavi buttando e leggilo. Questo signore è rimasto sconvolto perché ha detto: ma questo qui come fa a sapere che io stavo buttando via un giornalino? Cioè, come può saperlo? Mentre è rimasto colpito, gli sono cascate le chiavi della macchina per terra, si è abbassato per raccoglierle, si è rialzato e nel rialzarsi ha visto che questo ragazzo biondo non c'era più. Allora è andato a casa, ha cercato questo giornalino, l'ha preso, l'ha letto e si parlava dei messaggi delle apparizioni di Paratico. Poi ha visto che c'era la foto del veggente di Paratico e quella foto lì era il ragazzo biondo che in aperta campagna gli aveva detto di prendere il giornalino. Però c'è un aspetto da considerare: il fatto è successo a luglio, non so di che anno. In quel periodo il veggente di Paratico, lui è un missionario, è bravissimo, è uno che veramente mette in pratica il messaggio di Maria, è un missionario, in quel periodo era in Africa, quindi come poteva essere a Pescara? È andato in bilocazione, ha il dono della bilocazione. E gli apostoli degli ultimi tempi avranno tutti questi doni, lettura dei cuori, bilocazione e tutto. Quindi il miracolo non è soltanto la guarigione fisica e spirituale, ma è anche un potenziamento degli apostoli che condurranno questa battaglia contro le forze del male. Senti Alberto, ti volevo chiedere una cosa. Questi apostoli degli ultimi tempi, nei Vangeli c'è scritto che riceveranno segni particolari, come avranno visioni, faranno sogni particolari. Insomma, ti sei fatto un'idea del perché questa... È come se a un certo punto dovessero essere chiamati a raccolta e in qualche maniera fra di loro si devono riconoscere, condividendo delle esperienze che sono un po' fuori dal comune. E quindi se ne parlano fra di loro è come se si capissero. Allora, chi in qualche maniera vive questo livello di esperienza sa che il sentire comune non è pronto ad accoglierle. Allora, se ne parla con qualcuno che più o meno riceve la sua esperienza, vive la sua stessa esperienza, lo riconosce e si riconosce. È come se ci sia, come dire, un livello di informazione costante per queste persone che è escluso al grosso. È uno strumento forse di selezione anche questo, per farci riconoscere tra di noi e per tenerci pronti a questi che saranno i segni degli ultimi tempi. Che idea ti sei fatto di questi apostoli degli ultimi tempi, queste caratteristiche strane che hanno? Ma innanzitutto sì, se ne parla nel Vangelo di Marco, ma anche in Matteo 24,
Nel Vangelo di Marco si dice berranno veleni, scacceranno i demoni, faranno di tutto. Berranno i veleni, non confondete, non vi fate altre cose, quelle cose che vanno a fare a tutto il mondo. Non fraintendete, perché ho visto che un veggente ha detto: ma sì, accettate tutto, tanto è scritto nel Vangelo di Marco che gli apostoli degli ultimi tempi berranno anche i veleni. No, non fate questa confusione. Beh, ma ci stiamo riconoscendo, adesso io non voglio fare l'apostolo della situazione, però ci stiamo riconoscendo, cioè siamo risvegliati, abbiamo capito cosa sta succedendo, ma ci sarà questo potenziamento anche perché sta avvenendo un passaggio dimensionale e la nuova umanità che popolerà la Terra in una dimensione con delle energie superiori avrà queste potenzialità. E questo riconoscersi è anche un test, una prova, perché il cielo ci sta chiedendo di vivere uniti come una famiglia. Quindi queste difficoltà noi vediamo sempre soltanto l'aspetto negativo, però ci stanno unendo tanto, ci stanno unendo tanto, si stanno Assolutamente. formando delle grandi e forti amicizie. Assolutamente. Bene. Fabio, Possiamo andare Fabio, vuoi dire avanti? qualcosa? Fabio, 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 Fabio. Sì, no, sicuramente è un'analisi corretta. Aggiungo che si stanno unendo persone che magari fisicamente non si sono mai incontrate, ma dall'estremo nord all'estremo sud della nostra penisola, ma come la nostra penisola, tutto il mondo. Quindi veramente c'è una frequenza che agisce e al quale alcune persone rispondono. Ecco, posso dire Comunque, un'altra sì, cosa, visto che certo. siamo andati sull'argomento? Io consiglio, sta tornando Gesù, l'abbiamo capito. Io consiglio alle persone di non puntare il dito, perché tra di noi risvegliati non sempre tutte le idee sono concordanti e vedo che si creano tante divisioni perché emerge molto spesso l'ego e si vuole avere ragione su tutto. Ma non funziona così, cioè non è un criminale uno perché ha qualche pensiero diverso dal mio, cioè accettiamo quella piccola diversità e anche questa è un'altra prova che dobbiamo sorpassare, perché davvero vedo molti litigi nei gruppi di persone Risolto, risvegliate, ma per dei motivi veramente, cioè, banali. banali, Sta certo. arrivando l'inferno sulla terra, ma stiamo tranquilli, stiamo uniti tra di noi e accettiamo questa piccola diversità e Anche perché queste è una piccole ricchezza, opinioni. la ricchezza è una ricchezza, la diversità fa ricchezza, per cui è un Certo. crescere uno con l'altro. Senti, proprio in relazione a questo, no? Ma visto questi tempi, visto che sta segnando, possiamo individuare il periodo, diciamo più o meno il periodo? Tu un po' di tempo fa dicesti qui in un incontro al nostro caro Francesco, prima che arriva l'avvertimento, poco prima io mi farò vedere. Stai qui, ci dobbiamo preoccupare. È 2 anni che ti aspettiamo. Ho mantenuto la parola. Però bisogna preoccuparci di questa cosa. Sta arrivando. Sì, dai, Che segni ci perché tra sono? l'altro questa cosa è certamente poi quando parliamo di questi eventi importantissimi, sempre vivendo in questa dimensione, terza dimensione, noi dobbiamo avere dei riferimenti, almeno per orientarci. Ma quando? Qual è il tempo? È questo il tempo? Dobbiamo aspettare ancora 100 anni, 10 anni, 1000 anni? Quando No, dai, non bisogna aspettare. dai, entriamo nel merito. Siamo vicini, ma non è difficile identificare il periodo. Come al solito, ripeto, non indico mai date. Va bene, certo. Però, come facciamo ad identificarlo? Innanzitutto, nella notte tra il 19 e il 20 giugno del 1962, le bambine di Garabandal ho ricevuto una visione, hanno cominciato ad urlare a squarciagola e le persone sono rimaste terrorizzate, sono andati tutti a confessarsi e a ricevere l'Eucaristia nell'arco di un giorno, perché stavano pensando che stesse arrivando il giudizio di Dio.
Allora hanno chiesto, ma perché avete urlato così tanto? Cioè, cosa avete visto? Cosa è successo? Le bambine hanno detto, abbiamo visto la persecuzione della Chiesa da parte del comunismo e quando la situazione arriverà all'apice, allora lì sarà prossimo l'avvertimento. E di che persecuzione comunista parliamo? Torno ai messaggi. Andiamo. Luz De Maria, 2022. Figlioli, il potere del comunismo si farà sentire sulla terra. I loro desideri di conquista vanno al di là di un unico paese. Ok? Soffro di fronte all'ignoranza di coloro che negano il momento in cui vivono. La guerra si espanderà e apparirà la fame, di fronte alla quale gli esseri umani dimenticheranno i loro principi. Il drago esibirà i suoi tentacoli, peste, guerra, carestia e il dominio sull'umanità, eliminando le religioni per instaurare, importante, una sola religione. Figli stolti, stolti, non conoscono le profezie contenute nella Sacra Scrittura. Se le conoscessero, capirebbero il momento in cui si trovano i segni e i segnali di questo momento. Questo messaggio che data maggio 2022, cioè la Russia era già entrata nel territorio ucraino e ha parlato di comunismo che non vuole una sola nazione, quindi, come ho sempre detto, arriveranno in Europa, in America e vinceranno questa guerra. Poi però la Madonna ha parlato di una religione mondiale. Sappiamo tutti che a capo di questa religione mondiale ci sarà l'anticristo. Quindi le altre religioni devono essere tolte. Quindi quale sarà la religione più perseguitata? Il cristianesimo. Quindi la guerra Russia-Ucraina è il preambolo della persecuzione dei cristiani. Poi naturalmente ci sarà un'alleanza anche con la Cina, con gli estremisti islamici, sarà un esercito veramente feroce. Quindi la situazione da Ma guarda, presente è... Vai, è dimmi notizia cosa. di questi, è proprio notizia di questi giorni, di queste ore, che Putin sta richiamando le persone, tutte le persone abili ad essere potenzialmente arruolati. Sì. Quindi non è che stiamo parlando di qualcosa che Si parla di così mobilitazione sperimentale. parziale all'incirca per Bravissimo. riformare un esercito di 300.000 persone. Diciamo mobilitazione parziale che prelude a una mobilitazione totale in cui ogni singolo cittadino, uomo o donna, della Confederazione russa diventa potenzialmente un militare. La Sarà in quel caso situazione. sono chiamati tutti alle armi, diciamo, ecco. No, 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 comunque, ecco. Quindi procedo. Sì, assolutamente sì. Quindi la situazione del presente è quella che aveva annunciato la Madonna a Grabandal. Poi c'è un altro problema da considerare, cioè il comunismo insieme alla massoneria si sono infiltrati nella Chiesa e hanno un progetto antico di secoli, cioè quello di togliere l'Eucaristia, di togliere il corpo di Cristo. Infatti, Mary Loli e Conchita Gonzales in un'intervista avevano detto: l'avvertimento arriverà quando il comunismo perseguiterà la Chiesa, però avevano anche detto: sarà difficilissimo trovare, ricevere l'Eucaristia e non si praticherà più la religione. Vado avanti. Sì. Carbonia 2013. Quando Gesù verrà allontanato dalla sua casa, quando la Santissima Eucaristia verrà abolita, guai a voi, o uomini, guai a voi, maledette vipere, guai, o oh, che infamia, o oh, figli del demonio, o oh, Roma, 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 la Babilonia è in te, o oh, bella signora, ma ora i tuoi veli cadranno e sarai spogliata di potere e onore. Hanno rinnegato il Dio amore per seguire l'avversario. Ora
attraverseranno la purificazione. L'avvertimento è vicinissimo. Paratico 99. Prima dell'avvertimento, prima del ritorno di Gesù, molti vostri fratelli dovranno perire. Quindi, quando arriveranno persecuzioni alla Chiesa dall'interno, toglieranno l'Eucaristia, e quando arriveranno persecuzioni anche dall'esterno, si parla di persecuzioni pesanti, di persecuzioni fisiche, allora sappiate che l'avvertimento è molto vicino. Mi hanno sempre criticato perché io diffondo questa grande realtà da anni. Prima consegnavo i fogli, e sui fogli avevo scritto: i russi arriveranno a Roma. Avevo scritto: il comunismo prenderà potere. E tutti mi hanno detto: ma secondo te i russi arrivano a Roma? Dai, ma cosa c'entra la Russia con Roma? E adesso nella televisione russa cosa hanno detto? Hanno ammonito pesantemente l'Italia, hanno detto: l'Italia ha rifornito di armi l'Ucraina e state attenti perché rischiate di subire l'inverno russo. Quindi adesso vedrete che succederà quello che ha sempre detto la Madonna. E poi mi hanno sempre detto: il comunismo ormai non c'è più, c'è soltanto in Cina. Beh, vedrete che cambierete idea. Poi c'è da considerare anche il fatto che il potere notifica i suoi piani. Conosciamo tutti, per esempio, il cartone dei Simpson, e ha notificato, per esempio, l'attentato alle Torri Gemelle, l'abbiamo visto, ha notificato le elezioni di Trump, l'abbiamo visto. Poi c'è una puntata dove si vede un amministratore americano che parla con un amministratore russo, e questo amministratore dice: l'Unione Sovietica tornerà, e poi si mette a ridere. Questo è un altro segnale che ci hanno dato. Poi la Madonna a Fatima cosa ci aveva detto? La Russia promuoverà guerra e persecuzione alla Chiesa, e i russi hanno già comunque deciso di arrivare. È un piano. Però Ricorda, non c'era anche la profezia di Don Bosco, parlava dei cosacchi che Bravo. abbeveranno i cavalli delle fontane di San Pietro, Sì, la ma non solo profezia quella. dell'uomo La bruciato. profezia Anche. dell'uomo ce ne sono tantissime, Sì. Rasputin. Quindi non è che è un qualcosa che è solo di oggi. Oggi sta rafforzando la Madonna quello che ci è stato raccontato, come dicevamo prima, già da tempo. Certo, anche Beata Elena Aiello, anche San Massimiliano Colbe. Esatto. Sì, è tutto un ricordarci, perché insomma siamo messi male e dobbiamo essere avvertiti. Comunque, in questo discorso non è che ce l'ho con la Russia, io ammonisco, cioè, evidenzio sempre qual è il potere, no? Quali sono i crimini dei potenti, e ho sempre anche parlato dell'America, delle guerre organizzate dell'America, della NATO, insomma. Quindi non fraintendete il discorso. Sì. Senti, c'è qualche relazione? Ci potrebbe essere qualche relazione con, sicuramente negli ultimi tempi, con l'avvento degli ultimi papi o degli ultimi papi con il tempo che stiamo vivendo? Si interseca No, perfettamente perché la io profezia. sto guardando naturalmente anche la chat, non so se voi comunque la sto scorrendo, e molti mi stanno facendo riferimento a questo benedetto Papa, ma è il Papa, è un vero Papa, non è un Papa, qual è l'ultimo Papa? Probabilmente molti si ricorderanno anche il tuo intervento fatto su San Malachia, la profezia di San Malachia, quindi sai, gli ultimi tempi, l'avvento dell'ultimo Papa o qual è l'ultimo Papa potrebbe sposarsi con le cose che abbiamo detto fin qui. Sì, Anche. è un discorso. Vabbè, adesso sarò criticato, ma io Ma guardo figurati, sempre. dai, tranquillo, sei fra amici, vai. Io guardo sempre dritto verso Gesù e verso la verità. Poi se non piacciono le persone, niente. Sì, è un papa. È un papa. Io il messaggio che vi dico è questo: se dice delle cose assurde, non le facciamo, basta. Però è un papa,
è un Papa, un discorso che va anche contro la razionalità, perché io capisco che Papa Benedetto XVI ha rinunciato, non ha rinunciato al ministerium, mi sbaglio, al Sì. munus petrino, uno dei Sì. due. E quindi si dice sempre: no, l'ultimo Papa è stato Benedetto XVI. No, non è così. E il tutto si collega con la profezia di San Malachia. La profezia di San Malachia ha elencato e si interseca con la persecuzione. Adesso ti dico. E questo volevamo capire, grazie. Perfetto. Ma Ma anche con quello che ha i detto la leggenda di Garabandalla, certo, dai, concita. colleghiamo Sì, tutto, dai, dopo la colleghiamo questione dei tutto. tre papi, dopo ci arriviamo, dopo ci arriviamo. La profezia di San Malachia ha indicato una sequenza perfetta, delle caratteristiche perfette che coincidono perfettamente con la successione di tutti i papi che sono arrivati. Per esempio, Papa Paolo VI, era stato nominato Flos Florum, fiore dei fiori, infatti sul suo simbolo araldico si vedono tre gigli. Il giglio è il fiore dei fiori. Poi, Papa Luciani, il suo motto è De Medietate Lunae, dalla mezzaluna, infatti lui è stato eletto Papa ed è morto quando c'era la mezzaluna. Poi, De Labore Solis, quello riguardante a Giovanni Paolo II, ed è preciso, perfetto. Se voi andate sul vocabolario e scrivete Labor Solis, significa dall'eclissi del sole. E lui è nato quando c'è stata un'eclissi solare e il suo funerale è avvenuto quando c'è stata un'eclissi solare. Poi hanno saltato un motto papale, cioè dopo, nella versione commerciale ufficiale, dopo De Labore Solis c'è soltanto De Gloria Olivae, Gloria Olivae. E però abbiamo visto due papi, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Perché ne manca uno? Lo scrittore indiano Smeg Maria Olaf aveva, mi ricordo perché avevo fatto un incontro, aveva avuto l'accesso di entrare negli archivi vaticani e nei documenti dei benedettini aveva visto quattro pagine con la profezia originale e tra De Labore Solis e De Gloria Olivae era presente un altro insomma, motto papale che si intitola quello del Del Caput Caponigro. Nigrum, infatti nel Caponigro. simbolo araldico di Papa Benedetto XVI c'è un re nero. Quindi la successione dei papi è giusta, questo è l'ultimo e dopo cosa c'è? Dopo cosa vediamo? Non c'è più un motto papale. Dopo c'è una frase che racconta quale sarà la conclusione degli ultimi tempi, cioè Pietro Romano passerà il gregge durante la tribolazione della Chiesa, soprattutto della Chiesa romana. Pietro Romano, se voi guardate il Vangelo, c'è un passo del Vangelo che Gesù dice a Pietro: pasci le mie pecore, pasci le mie pecore, pasci le mie pecore. Glielo dice tre volte, cioè pascola le mie pecore. Gli affida questa missione, la triplice ripetizione vuol dire affidare una missione, che si collega alla profezia di San Malachia. Quindi quel personaggio non è un papa, infatti non è, ripeto, non è un motto papale, ma è San Pietro che tornerà sulla terra. Infatti nella Cappella Sistina si vede il dipinto del giudizio universale e si vede Pietro che consegna le chiavi della Chiesa a Gesù. Quindi tornerà lo stesso San Pietro sulla terra. E poi, come si conclude la profezia, il giudice tremendo tornerà sulla terra. Quindi questo è l'ultimo papa e adesso stanno arrivando le persecuzioni dalla Chiesa. Comunque io so che adesso le persone si arrabbieranno, no, questo non è un papa, questo non è un papa. Avrò magari un'altra occasione per spiegarvelo con i messaggi mariani. Sì. Comunque il discorso è questo qui. Se dice delle cose assurde, non fatele, basta.
tutto qui. Ok. Assolutamente sì. Allora, E dicevamo dei tre papi? sì. Esatto. Ok, Andiamo ai sì, messaggi. certo. Innanzitutto, Conchita Gonzalez nel 62, quando c'era in carica Papa Giovanni XXIII, aveva detto ci saranno ancora tre papi, cioè Papa Paolo VI, Papa Luciani e Papa Giovanni Paolo II. Infatti, nei video vecchi che vedete su Garabandal, si vede come ultimo papa proprio Giovanni Paolo II. Però, naturalmente, i conti non tornavano alle persone, quindi l'uomo ha manipolato questa profezia. Cioè, cosa ha detto? Papa Luciani non lo contiamo perché, è durato soltanto 33 giorni. Poi, Papa Francesco non è un papa, quindi l'ultimo papa indicato da Garabandal è Papa Benedetto XVI, ma non è assolutamente così, e mi spiego. Vado ai messaggi. Oliveto Citra, 2013. Il mondo ha bisogno di verità, come avrebbe voluto Giovanni Paolo II, l'ultimo papa che nostro Signore ha donato alla Chiesa, affinché si potesse ravvedere. Ok, quindi questo messaggio confermato è l'ultimo papa concesso alla Chiesa, come aveva detto a Garabandal. Io in altri incontri ho letto dei messaggi che confermano che lui è stato l'ultimo papa concesso. Dopo però hanno eletto Benedetto XVI, quindi vediamo di approfondire e capire meglio questa profezia. Luz de Maria, 2015. Quale comandante degli eserciti celesti provo un grande dolore quando sento che alla base delle prediche dei figli prediletti della nostra Santissima Regina c'è la negazione dell'esistenza del demonio, visto che i nostri eserciti celesti lottano momento dopo momento contro queste legioni demoniache che raggiungono la mente, il pensiero ed invadono l'intelligenza dell'uomo e l'annullano per colmare il suo cuore di malvagità, di amarezza e di desideri di vendetta, suscitando nell'uomo azioni ed opere impensabili. Esistono queste legioni demoniache, infatti San Paolo aveva detto i reggitori di questo mondo sono degli spiriti maligni che girano nell'aria. I reggitori, quindi se comandano, questo è stato detto da San Paolo. Il nostro cuore ha un campo elettromagnetico e i demoni sono delle entità elettromagnetiche, quindi se noi abbassiamo il nostro stile di vita, loro attaccano i nostri cuori e riescono a condizionarci, riescono a farci compiere delle azioni violente, a farci diventare stupidi, arroganti e malvagi. Quindi, se Dio dà la libertà a queste entità di attaccarci fino a un certo livello, l'umanità raggiunge dei livelli di arroganza, di stupidità, di violenza molto alti e arriva a un punto di non ritorno e si perde. Adesso ti leggo questo messaggio. Antonio Apparizioni Capua, 2002, Caserta. Figliolo, attenzione, importante. Domani 13 ottobre 2002, l'anniversario di Fatima, vi sarà un impatto cosmico a causa del quale si apriranno le porte degli inferi, tenute chiuse fino ad oggi per volontà di Dio. Satana ne uscirà con tutte le sue milizie, sia pure per breve tempo, e cercherà in tutti i modi possibili di soggiogare e insidiare l'umanità intera. Ne nasceranno guerre tra nazioni, vi saranno in tutto il mondo epidemie, carestie, inondazioni. Molti vulcani faranno sentire la loro voce, vi saranno ancora cambiamenti climatici e terremoti in diversi luoghi del mondo. Sarà messa in discussione la salvezza di ognuno.
Restate legati a me attraverso la comunione eucaristica, la preghiera costante e le buone opere, per impedire alle forze del male di prevalere. Quindi, nel 2002 si è aperto un portale dimensionale, sono entrate queste entità nel nostro mondo che provocheranno carestie, guerre, disastri, tragedie. Quindi Dio ha permesso a queste entità di entrare e tentare l'umanità e si perderà questa umanità a causa proprio di queste entità, si salverà soltanto la minoranza che continuerà a praticare opere buone, azioni positive. Il tutto è successo nel 2002, quando era in carica Papa Giovanni Paolo II. Poi, come ha indicato il messaggio, questo portale si è aperto il 13 ottobre del 2002. Il 13 ottobre del 2002 è l'85esimo anniversario dell'apparizione di Fatima. 8 Fatima, sì. più 5, cosa fa? 13. 13 Sì. è un numero che indica la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Quindi Papa Giovanni Paolo II è l'ultimo papa concesso perché durante il suo papato è finito un ciclo ed è iniziato un altro ciclo. Si è aperto questo portale dimensionale che porterà all'umanità, l'umanità a un punto di non ritorno. È per questo che è l'ultimo papa. Concesso, che cosa vuoi? Spieghiamo meglio questa accezione, perché è importante secondo me. Concesso per grazia di Dio, per cosa? Concesso perché, come ho detto, adesso il punto è arrivato al non ritorno. Quindi adesso non è più concessa la grazia. Cioè, non so se vi sono spiegato, prima Adesso, era allora ancora forse, possibile un adesso ravvedimento. c'è Con proprio. questo ultimo Papa non è, siamo arrivati a un punto definitivo di non ritorno. Possiamo dire che c'è la divisione del grano dalla pula? Quello che ci viene detto anche Certo. nelle Ah, beh, scritture. sì, questo intendevi. Esatto. Sì. C'è Io la questo intendevo, sì. divisione definitiva, la selezione. Certo. E poi un'altra cosa, hai secondo te, diciamo, c'è correlazione tra le porte che hanno messo, quella scultura che hanno messo Le porte dell'inferno al Quirinale. al Quirinale, io non volevo citare la parola, e appunto Mica è vietato, ancora non è vietato, eh? Ancora non è vietato, poi non lo so. E le porte, e la porta che si è aperta, questo portale dimensionale, c'è un collegamento secondo te? Cioè, se queste persone, ok, prima tu hai parlato di un drago, se queste persone comunque sono direttamente correlate a queste vibrazioni, ecco, chiamiamole così, questo rapporto magnetico sono, con queste entità, sono direttamente correlate, hanno usato questi strumenti, vogliamo chiamarli così, per Sì. poter relazionarsi. Ti dico questo, il portale del 2002 lo vedo come un'entrata di queste entità per creare il regno del demonio. E la porta del Ninferi è posizionata dove? Se voi guardate l'entrata e l'uscita del Vaticano, in linea d'aria c'è di fronte la porta dell'inferno. Sì. Dove si va? Quale sarà la sede dell'Anticristo? L'ha detto la Madonna della Salette, sarà Roma. Sì. Ma io ho letto altri messaggi, cioè dove adesso c'è il Vaticano, lì sarà la sede dell'Anticristo. Quindi lo vedo la porta dell'inferno collegata alla manifestazione dell'Anticristo, direttamente alla manifestazione dell'Anticristo. E Roma ce l'ha indicato anche il San Gottardo, hanno fatto Sì, questo rituale sì, sì. dove
il Moloch si è accoppiato con la Dea Rossa, ha partorito, poi il Moloch dove è stato messo? A Roma. Sì. Quindi tutti questi posizionamenti sono strettamente legati alla manifestazione dell'Anticristo. Diciamo che questi sono i segni nel visibile dei movimenti che avvengono nei piani sottili. Quindi noi la manifestazione visibile per i nostri sensi è espressa attraverso queste pratiche, questi rituali o questi segni. Però naturalmente quello poi è il concretizzarsi di tutti i movimenti che nei piani sottili, in questo momento le partite che si stanno giocando, noi non le possiamo vedere se non attraverso queste manifestazioni. Bene, siamo messi proprio bene. Allora, andiamo avanti. Basta saperlo. No, infatti basta saperlo, ce lo dici, ci organizziamo, cerchiamo di essere più guardinghi che mai. Ma tanto... Allora, facciamo un passo indietro, torniamo a un secolo fa, diciamo, a Fatima, no? Che Fatima un po' è precursore di tutto quanto quello che conosciamo. Cosa ci puoi dire di Fatima, Alberto? Sì, beh, abbiamo parlato di chiesa, nella chiesa ci sono tante brave persone, ma ci sono anche degli uomini corrotti. A causa di questi uomini corrotti non conosciamo, in generale non si conoscono queste apparizioni del presente. Però sempre a causa di questa cancrena, di questi uomini corrotti, anche all'interno dell'apparizione riconosciuta non abbiamo ancora conosciuto il messaggio nel suo completo. Innanzitutto, a mio parere, il messaggio di Fatima è il più importante che il cielo abbia mai dato all'umanità, perché è stato dato un segno davanti a 70.000 persone, stava piovendo a dirotto, le persone erano completamente bagnate, inzuppate dai piedi alla testa, e istantaneamente, come è successo anche a San Bonico, istantaneamente ha smesso di piovere, si sono aperte le nubi, il sole ha cominciato a pulsare, a roteare, a cambiare di colore, e poi sembrava che il sole stesse cadendo sul nostro pianeta. Le persone terrorizzate hanno cominciato ad urlare e si sono accorte che erano completamente asciutte. Da un secondo all'altro erano completamente asciutte, dai piedi alla testa. Quindi il demonio ha pensato: questo è un segno indiscutibile, non lo discute nessuno questo segno. Se le persone conoscono il messaggio ci credono, e se ci credono dopo si convertono. Quindi il demonio ha fatto di tutto per nascondersi il messaggio di Fatima in quest'ultimo secolo. E adesso approfondiamo qualche aspetto di questo messaggio. Luz de Maria 2017. Mi dolgo a causa del rifiuto di far conoscere interamente il messaggio che mia madre diede a Fatima, perché questo messaggio è veramente doloroso, ma talmente veritiero che se i miei figli lo avessero conosciuto avrebbe cambiato l'uomo ed il suo stesso destino. Quindi è un messaggio di un'importanza incalcolabile. Se gli alti vertici della Chiesa avessero rivelato nel completo questo messaggio, sarebbe cambiato il destino dell'umanità in positivo. Il Cardinal Ratzinger nel 2000, io ho anche il video, quindi quello che dico al di fuori di ogni discussione, aveva detto: il segreto di Fatima si è compiuto con l'attentato di Giovanni Paolo II, e aveva detto: Fatima sicuramente non indica eventi futuri, sicuramente. Nel 2010 poi, sempre Papa Benedetto XVI ha detto: si illude chi crede che Fatima sia compiuta. Quindi ha detto che Fatima non si è compiuta, ha smentito per forza, ha smentito se stesso. Adesso vediamo questo messaggio, quindi di cosa parla Fatima. Oliveto Citra,
Salerno 2011. Molto presto Dio, Padre Onnipotente, manifesterà questa grande verità, confermando il terzo segreto di Fatima, anche con la distruzione del Vaticano. Non temete, perché la vera Chiesa Santa rimarrà in piedi, la riconoscerete dall'amore, perché sarà l'amore di mio figlio Gesù a manifestarsi. Innanzitutto, Oliveto Citra sono apparizioni assolutamente autentiche. Io ho studiato tutti i messaggi dal primo all'ultimo e concorda con le altre apparizioni. Poi Daniele Gullà, Sì, che faceva parte del team di mistero, non come so no. se ci fa parte Sì. ancora, comunque avevo visto la sua trasmissione. Lui era andato a San Bonico. A San Bonico, durante l'apparizione, aveva inquadrato verso il veggente e ha visto che i pixel, che sono la punteggiatura più piccola che compone lo schermo, hanno cambiato di forma e di colore. E gli hanno chiesto: ma come mai? Cosa è successo? E lui stesso ha detto: non me lo so spiegare, non ho mai visto una cosa del genere. Io nel 2017 o 2018, adesso non mi ricordo perfettamente l'anno, ero andato a una conferenza di Bologna a consegnare questi fogli con elencate le profezie mariane. Vabbè, magari lo sapete già. Con elencate queste profezie mariane. Mi ricordo bene anche perché mi avevano cacciato fuori. Ogni tanto mi succedeva. E avevo visto Daniele Gullà. C'era Daniele Gullà. Gli ho consegnato questi fogli. Abbiamo parlato un attimo e mi ha spiegato di San Bonico, mi ha spiegato questo grande segno e mi ha detto: ma io però sono andato anche a Oliveto Citra e il fenomeno che ho registrato a San Bonico l'ho registrato anche a Oliveto Citra. Anche qui non ho saputo dare delle spiegazioni. Poi a Oliveto Citra, come ho detto prima, quando uno non sta bene si butta nel luogo di apparizione. E cos'è successo anche a Oliveto Citra? C'era una signora sulla sedia a rotelle, è andata in questo luogo e è arrivata, ha sentito come delle carezze sulle gambe, era sulla sedia a rotelle, e si è alzata in piedi. Questo è stato un prodigio che non conosce quasi nessuno. Oppure, sempre a Oliveto Citra, un gruppo di pellegrini, quindi non solo i veggenti, un gruppo di pellegrini ha visto in prossimità di questo luogo di apparizione una donna composta unicamente da luce, era luce, una donna di luce. Quindi qui appare assolutamente. E in queste apparizioni, io che ho guardato tutti i messaggi, parla molto spesso del segreto di Fatima e più di una volta ha detto che a Fatima la Madonna aveva annunciato la distruzione del Vaticano. Quindi si collega a Garabandal, Sì. perché anche Garabandal parla della persecuzione della Chiesa. Garabandal, come ho detto prima, è Matteo 24, la fine dei tempi, quindi anche Fatima per forza ha parlato della fine dei tempi, ma c'è di più, attenzione, guarda questo particolare. Passa. Oliveto Citra 2012. Questa tesa vi fa guadagnare le loro manifestazioni. Manifestazioni. Perché esse faranno parlare il mondo intero. Vi sveleremo cose che soltanto chi è ai vertici della Chiesa sa. Qui sarà confermato il terzo segreto di Fatima. Che manifestazioni ci sono state a Oliveto Citra? Nell'85 un gruppo di 100 pellegrini in prossimità di questo luogo ha visto dei punti neri in cielo che si muovevano in un modo intelligente, dei punti neri in cielo. Questi punti neri hanno formato in cielo un rosario. Poi questi punti neri si sono spostati e hanno formato la parola Ave. Poi sempre nell'85 dei ragazzi hanno visto delle sfere, dei globi di luce, delle sfere di luce che dal basso andavano verso l'alto. Quindi queste manifestazioni cosa ci ricordano? L'argomento UFO.
Sì. È una parola brutta da usare che è stata molto manipolata, però vabbè, cerchiamo di capirci. Infatti, se voi scrivete su Google Oliveto Citra, vi appare anche l'articolo intitolato Oliveto Citra UFO. Ok? Oliveto Citra UFO, puoi anche guardare se vuoi. Assolutamente, lo sto già facendo, guarda, ora vado a cercare subito. Comunque, in questo messaggio ho abbinato queste manifestazioni al segreto di Fatima. Quindi comprendiamo che Fatima ha parlato di vita nell'universo, della realtà sulla vita nell'universo, e soltanto gli alti vertici della Chiesa conoscono la parte di questo segreto. Adesso vado avanti con i messaggi. Sì. Un attimo solo, Alberto. Dimmi tutto. Io interrompo come al solito, sono il guastafeste della situazione. Beh, C'è da dire un'altra t'abbiamo cosa. chiamato. C'è da dire anche un'altra cosa riguardo Fatima. Un'altra apparizione che, di cui non si parla molto è un'apparizione che è qui a Roma, alle Tre Fontane. Ah, sì, come no. Strettamente correlata a Fatima, e anche alle Tre Fontane ci sono state diverse manifestazioni del famoso pulsare del sole, colori che cambiavano nell'atmosfera. Ecco perché, come dicevamo già altre volte, il discorso, più che UFO, io lo chiamerei Fratelli del Cosmo, è strettamente correlato alla manifestazione della Madre Celeste, e fra altre cose è definita la donna vestita di sole. Sì. Se andiamo a vedere le varie apparizioni che ci sono state e che ci sono in tanti luoghi, o la pulsazione del sole, come ti dicevo già altre volte, Alberto, o lei che esce da un globo di luce, è comunque una stretta correlazione con queste, diciamo, chiamiamole creature, esistenze o altro. Quindi è importante anche dire che, per esempio, come ti dicevo, alle Tre Fontane addirittura c'è quasi un imprimatur di un Papa, Pio Sì, un XII, dodicesimo, Papa certo. Vascelli, che oltre a benedire la statua, è stato anche, diciamo, additato dalla Madonna come addirittura futuro Papa. Quindi è tutto correlato a Fatima, da Fatima parte tutto. E tant'è vero che il veggente, il Cornacchiola, parlò addirittura, disse di aver incontrato in astrale, in sogno, chiamiamolo come ci pare, addirittura la veggente, di Fatima, la veggente principale, Sor Lucia. Questo prima del 1960, data importante. Scusate questa parentesi. Sì, e ci sono anche una serie di profezie abbastanza, di visioni abbastanza catastrofiche proprio di Cornacchiola per questo Bravissimo. tempo. Va Per bene. questo, Sì, che per sì. questo. Vai, vai, Fabio. Prego, prego. No, dico per questo, anche quella è una apparizione che non viene, nonostante c'è un imprimatur di un Papa che, anche se diciamo all'epoca visto solo come vescovo di Roma, ma è comunque un imprimatur importante, no? Eppure la Chiesa l'ha nascosta quasi. Sta lì, ma è una cosa quasi come se non ci fosse, capito? Sì. Ci va tante persone, ma è come se non, cioè, un posto del genere dovrebbe avere file di persone, eppure non ci sono queste cose. Sempre Sì, poi il personaggi messaggio strani. di. Sempre personaggi strani, ah, se pensiamo a Cornacchiola come la persona che aveva deciso, aveva nel cuore di uccidere il Papa, si era fatto incidere un coltello proprio per compiere questa azione. E a un certo punto anche lui viene colpito da questa folgorazione, no? Alla grotta. Insomma, sono veramente misterie le vie dello spirito per portare di nuovo a sé, i suoi figli. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Comunque anche le apparizioni delle Tre Fontane hanno ribadito, come sai meglio di me, Fabio, il discorso sulla persecuzione della Chiesa, ma Esatto, esatto. in quel sogno lì, dove ha incontrato Suor Lucia aveva collegato il segreto di Fatima alla seconda venuta di Gesù, e io l'avevo anche letto in un incontro questo messaggio.
Comunque, È importantissimo. estremamente importante. Abbiamo. Ero arrivato sia sì, al messaggio di Carbonia, Sì. cioè Fatima è legata a queste manifestazioni, cioè vita nell'universo, e soltanto gli alti vertici della Chiesa conoscono questa parte del segreto. Carbonia 2017. Sarete radiosi in me e mi seguirete oltre questo mondo. Conoscerete l'universo e vi accompagnerete ai miei angeli e ai miei santi. Per sempre camminerete felici accanto a me, vostro Dio e vostro Padre. Mi accompagnerete con inni di gloria e mi celebrerete sempre con amore e fedeltà. Avanti, il terzo segreto di Fatima si compie sotto i vostri occhi. Voi sarete coloro che trionferanno con Maria. Quindi è chiaro, il segreto di Fatima ha accennato anche questo argomento, cioè l'universo è abitato. Noi conosceremo l'universo. Conosceremo gli abitanti dell'universo, conosceremo gli angeli e viaggeremo nell'universo insieme agli angeli. Naturalmente, quando il cuore immacolato di Maria trionferà. E gli alti vertici conoscono bene innanzitutto questa realtà universale sull'universo, ma conoscono bene anche questa parte del segreto di Fatima. E c'è stata una grande coincidenza. Il segreto doveva essere rilevato, pubblicato, diciamo, nel 1960. Nel 1961, cos'è successo? Nei giardini di Castel Gandolfo, Sì. Papa Giovanni XXIII stava passeggiando con il segretario Loris Capovilla e hanno visto delle luci in cielo. Queste luci, come ha detto Loris Capovilla, io riporto quello che ha detto, sono diventate astronavi. Una di queste astronavi è scesa, da questa astronave è uscito un uomo, un angelo, e Papa Giovanni XXIII si è avvicinato, ha parlato per una ventina di minuti, poi l'angelo è risalito nell'astronave e sono andati via. Il Papa è tornato da Loris Capovilla. Commosso, si è messo a piangere e ha detto: "I nostri fratelli sono dappertutto." Loris Capovilla ha scritto tutto quello che ha visto, ha testimoniato e è uscito su questa testimonianza anche un articolo sulla rivista Sun o The Sun, una rivista inglese. Quindi i vertici della Chiesa sanno, conoscono questo aspetto universale, che si collega anche comunque a Garabandal. Infatti, le bambine, ci sono stati degli episodi particolari, le bambine avevano visto in visione la Madonna e dalla Madonna si era staccata una volta una stella, così avevano detto loro. Poi i pellegrini avevano visto una stella che andava verso il boschetto dei pini di Garabandal, quindi tutto concorda. E C'è un questi aspetto sono gli altri fondamentale. aspetti. Tu, Dimmi, dimmi. citando il messaggio di Carbonia, hai detto una cosa fondamentale, che i nostri occhi vedranno questa cosa. Quindi è un altro aspetto che rafforza che il momento è adesso, non è fra 10 anni, fra 20 anni, non lo sappiamo, però è adesso, ok? Quindi è importante sottolineare questa cosa. Addirittura, lo penso di averlo detto non so quante volte, c'è un citato di Padre Pio Sì, che non noi, ma praticamente i sì. nostri nipoti, i nostri figli saranno, vedranno. Esatto. Ha un figlio spirituale, gli ha detto, ed era il 1965 più o meno. Quindi questi bambini lo vedranno, 1965, trionfo del cuore immacolato di Maria, che poi pure lì c'è tutto un argomentare su questo trionfo del cuore immacolato. Poi magari Alberto tornerà e ci darà qualche Fabio, la delucidazione anche su domanda è se quello. siamo abbastanza giovani o siamo già troppo vecchi, almeno noi. Mai, mai dire vecchi, con sapienza. Maturi, saggi, girala come vuoi. Il nocciolo è sempre quello.
va bene, dai. Poi Ti abbiamo un altro interrotto, aspetto, vai. Fabio, come sai meglio di me, i carbonia sono apparizioni, hanno toccato spesso questo argomento universale, però parlano anche di Eucaristia, di confessione, Sì. toccano tutti questi aspetti, quindi sì, il tutto si collega. È una realtà che nemmeno le persone che frequentano, anch'io vado in chiesa, comunque è una realtà che nemmeno le persone che vanno in chiesa possono discutere, cioè ci devono almeno ragionare sopra, perché le prove che stiamo dando sono tante. Oltre ai Vero. filmati anche che si vedono nei luoghi di apparizione, insomma, le prove sono tante. Poi le scritture, Salmi 23, cosa Ma dice? basta, Parla di vedi, un. Alberto, basta ragionare anche su un semplice discorso, no? Quando mai fisicamente, ragionando proprio dal punto di vista dell'intelletto, il sole si può staccare da dove sta e proiettarsi verso un pianeta? Non esiste. Quindi c'è l'azione sicuramente di un'intelligenza superiore alla nostra che riesce a gestire certe fisicità e far arrivare qui, diciamo, certe manifestazioni. E mi riferisco appunto al discorso della cova d'Elia, più dei 70.000 che sono stati asciugati, le pulsazioni di sole e quant'altro. Quindi è strettamente correlato questo discorso di Fratelli del Cosmo e la Madre Santissima. Ma basta leggere poi altri testi, non per dire, però, che ne so, Giorgio di Bidonto o Angeli in quant'altro, astronave, certo. no? Ma poi Senti, anche lo stesso Padre Pio, che l'abbiamo nominato, le profezie di Padre Pio, c'è scritto, lui ha detto: ma Padre Pio, gli altri pianeti sono popolati? E certo, e avranno anche meno peccato di noi, cioè, sì. piangere. Sì. No, L'ha detto lui. sì, riferimento, vabbè, poi ne parliamo in un'altra occasione di questo. Vabbè, allora, visto che Fabio ed io, è inutile che dici che lui è giovane, insomma, si vede dal colore dei capelli. Visto che abbiamo non molto tempo, cioè non è che possiamo aspettare ancora altri 50 anni, non ce la facciamo, siamo stanchini, diciamo, siamo stanchini. Allora, è che in itinere ci dovrebbe essere almeno un segnale che quello che viene sempre chiamato il prelevamento degli eletti. Di questo aspetto, che cosa ci puoi dire in più? Sai che, allora, diciamo, almeno sul nostro format ci sono sempre, noi abbiamo invitato tantissime persone che hanno raccontato di aver avuto esperienze di contatto con entità extraterrestri. E ci sono queste due linee di pensiero che a un certo punto però sembrano coincidere. I fratelli del cosmo che intervengono per salvare il salvabile di un'umanità che ormai è andata allo sbando, e poi invece c'è un'interpretazione un po' più spirituale dove questi fratelli del cosmo sono al servizio delle entità divine, che compiono sempre questa azione di salvare il salvabile, e quindi qualcuno lo slega diciamo, dal credo religioso, quindi tenendo a sé stante solo la presenza dei fratelli del cosmo come entità aliene che in qualche maniera custodiscono il pianeta e i suoi abitanti. Altri invece lo legano alla presenza dello spirito, ma poi alla fine, o per l'uno o per l'altra strada, si prodigano per la salvezza del salvabile degli eletti. Allora, è quello che poi anche nella Bibbia viene scritto come il prelevamento degli eletti prima della grande tribolazione, perché se no sono questi a un certo punto che gliela fanno fa a fare questa tribolazione. Sì. Come ci puoi aiutare in riferimento a questo Sì, passaggio? il tutto si collega al discorso dell'avvertimento. Come ti ho detto, durante l'avvertimento si formerà questa croce in cielo, emanerà la luce dello Spirito Santo. Che cos'è la croce? È il segno del Figlio dell'uomo. Il segno del Figlio dell'uomo apparirà ed è stato descritto in Matteo 24. La croce è uguale ad avvertimento. In Matteo 24, se voi procedete a leggere, che cosa c'è scritto? Che uno sarà preso e E l'altro l'altro sarà sarà lasciato. lasciato. È il prelevamento degli eletti. Quindi,
seguendo il filo del discorso, dovrebbe arrivare questo prelevamento degli eletti in prossimità dell'avvertimento. E proseguo con i Sì. messaggi. Vai avanti. 2014. L'avvertimento è imminente. Preparatevi, all'evento senza nessun timore. I figli di Dio saranno tutti al sicuro. Ok? Saranno al Sì. sicuro. Manderò i miei angeli a prendere tutti i miei figli, gli eletti, e tutti sarete messi al sicuro. Cavarzere, Apparizioni, Venezia, 2007. I figli che credono avranno vita, gioia e luce nel cuore. Saliranno nel mio paradiso, entreranno nella patria celeste con tutti gli onori. Gli angeli santi verranno a prenderli. Mandate questi messaggi dappertutto. Quindi gli eletti in prossimità dell'avvertimento saranno innalzati in cielo e portati in una dimora del Padre, in paradiso. Anguera. Vado subito. 2021, Brasile. Pulite la vostra anima perché nulla di impuro entra in cielo, ok? Niente di impuro entra in cielo. Voi siete preziosi per il Signore. Come ho appena letto, niente di impuro entra nel regno dei cieli, nella dimora del Padre. Quindi l'avvertimento. Durante l'avvertimento molte persone non accetteranno di vedersi sotto la luce di Dio, soffriranno talmente tanto che non accetteranno questa sofferenza, quindi non accetteranno neanche la purificazione, quindi per forza non potranno essere innalzati, prelevati. Potranno essere innalzati soltanto coloro che avranno accettato l'avvertimento e la purificazione. Vado avanti. El Escorial, queste qui sono apparizioni in Spagna, anche qui sono state filmate delle pulsazioni solari. 1983. Le navi celesti, ok? Non le nuvole di vapore acqueo, eh? Le navi celesti. E anche questa è un'apparizione che parla di Eucaristia, confessione, andate a messa, andate in chiesa. Ok? Quindi sempre si collegano i due argomenti. Le navi celesti sono pronte per trasferire gli eletti alla terra promessa. Quelle luci che vediamo ogni tanto in prossimità dei luoghi di apparizione sono state viste anche ai giardini di Castel Gandolfo. E come ha detto Loris Capovilla, quelle luci poi sono diventate astronavi. Quindi queste luci la Madonna come le chiama? Le chiama navi celesti. Queste navi celesti saranno lo strumento con il quale gli eletti saranno portati nella dimora del Padre in paradiso. Però prima cosa vi ho detto? Che in prossimità dell'avvertimento le persone saranno potenziate, acquisiranno dei doni e delle potenzialità. Domanda: che senso ha però acquisire delle potenzialità se poi dopo veniamo portati in cielo? Proseguo. Sì, arrivo subito. Carbonia, 2015. Non appena io giudicherò il mio popolo, che cos'è il giudizio? L'ho detto prima, consiste nel ripagare i doni, cioè i miei doni, i miei talenti li ho messi a frutto a favore del prossimo, ho aiutato il prossimo e quindi col giudizio acquisirò degli altri doni, delle potenzialità. Quindi qui con giudizio intende anche l'avvertimento, il miracolo, il prelevamento degli eletti. E cosa succede dopo? I miei eletti rimanderò, attenzione importante, rimanderò per le vie terrene, è un messaggio che ribadisce anche in altri messaggi che ho letto in altri incontri,
rimanderò per le vie terrene a portare agli ultimi la mia parola e il mio amore per ricondurlo a me nella verità assoluta di me. Quindi gli eletti saranno innalzati in cielo, potenziati dallo Spirito Santo e poi dopo saranno rimandati Rimandati. a completare questa missione e a contribuire all'instaurazione del regno di Cristo che ci sarà sul nostro pianeta. E torneranno, aggiungo io, con Gesù. Sì. Sai Perché il che regno di Cristo. sì. Sai che abbiamo avuto ospite qui una ragazza, una persona, insomma, i nostri amici del canale la ricordano sicuramente. Sogno degli ultimi tempi, lei si chiama Lucia e che ha fatto un sogno dove descriveva, un sogno profetico sicuramente, dove descriveva proprio questa scena, cioè lei insieme ad altre persone veniva rapita su queste astronavi, in qualche maniera venivano rigenerati, curati, migliorati, ottimizzati, riformattati, vediva come puoi, e poi rispediti indietro per essere d'aiuto agli ultimi. Cioè era l'ennesimo e l'ultimo tentativo per assistere quelli che in qualche maniera potevano ancora essere salvati. Quindi questo gruppo di persone elette veniva portato, e tra l'altro c'erano persone che lei conosceva e altri non conosceva che si erano ritrovati a questo tavolo e era rimasta abbastanza basita perché si era accorta che erano parrucchieri, meccanici, cioè gente comune, non c'era nessun grande personaggio dotto, conosciuto, no, erano persone che venivano e ognuno di loro gli diceva: io vengo dalla Florida, io dal Messico, io. Cioè, un sogno stranissimo, l'ha raccontato qua, ma noi abbiamo avuto forte l'impressione che stava raccontando un'esperienza come anticipatoria di un evento. Senti, una cosa ti volevo Mi sembra chiedere. giusto, chi è che opera a favore di Gesù? I semplici. I semplici, bravissimo, era I proprio quello il semplici. senso, assolutamente. Io vengo dalla terza media, Ti quindi capito? stai buttando avanti, No, vabbè, ok, però questo è un endorsement, è un endorsement. Mi manutentore, candido. operaio, montatore metalmeccanico, sempre dal più basso di livello. Quindi guarda chi sceglie Gesù. Guarda chi sceglie Gesù. Sì, Le disgrazie. pescatori. Senti, no, io invece una cosa ve la volevo Poi chiedere, una adesso domanda. non lavoro più perché ho lasciato il lavoro, e l'ho detto. Quando lavoravo facevo questi lavori, sempre del più basso livello. Vabbè. Però hai visto poi alla fine. Una domanda per tutte e due. Vi siete fatto un'idea perché poi alla fine è così difficile per la Chiesa? Io ho sentito, guarda, seguo molti pastori evangelisti, qualcuno l'ho invitato, seguo molti preti. La Chiesa spiega benissimo tutti i passaggi, però poi quando arriva al punto, rapiti in cielo, quel cielo non è mai un'astronave, è come appunto se fosse un luogo etereo, cioè fanno, non fatica, fanno proprio i salti mortali teologici per non dire che esistono altre realtà evolute che sono esseri magari intermedi dal mondo dello spirito, del mondo della materia e che possono essere nostri fratelli del cosmo. Questo passaggio non lo fanno mai, cioè inventano tutte le teorie teologiche possibili per non dire che esistono questi altri fratelli. Vi siete fatti un'idea del perché succede questo? Alberto, Coincide guarda. Alberto? Vuoi andare te, Fabio? Dai, Fabio, Fabio, Fabio. Ebbene, allora, sì, io me la sono fatta tante volte questa domanda. E, tolti alcuni esponenti, alcuni personaggi del mondo cattolico, che so, per citare i soliti conosciuti, Monsignor Balducci piuttosto che altri, sì, io la domanda me la sono fatta e ti dico questo, Francesco, che secondo me la Chiesa, oltre a conoscere certe realtà, conosce anche molto di più, sa bene, o meglio, quella parte della Chiesa che non rivela certi aspetti, sa bene che questo è un aspetto strettamente correlato all'evoluzione dell'uomo. Cioè, che cos'è che noi stiamo vivendo da migliaia di anni? Stiamo vivendo una sorta di, adesso la dico dura, di schiavitù. Cioè,
Cioè, noi siamo in sostanza il popolo che deve essere tenuto a bada perché possa essere non lo schiavo inteso così come soltanto per il lavoro, ma anche dal punto di vista energetico, perché la Chiesa sa molto di più di quello che ci racconta. Quindi nasconde all'uomo questa realtà, perché questa realtà porterebbe l'evoluzione stessa dell'essere umano, sì. oltre che spirituale, animica, ma soprattutto coscienziale. Alberto, tu ti sei fatto un'idea? Sì, guarda, la risposta è sempre collegata. Sì. Confermo quello che ha detto Fabio, sono d'accordissimo. Ed è sempre collegata a questa cancrena che si è radicata in tutti i circoli di potere. E vogliono mantenerci a un livello e oltre a questa soglia non... Sì. Non possiamo andare, e se conosciamo certe realtà, insomma, cambiamo. Potrebbe anche cerchiamo... Vai. No, dico, c'è il rischio di mettere in crisi la struttura stessa della Chiesa? Ma io non penso, perché per esempio Padre Funes ha detto potrebbero... L'extraterrestre mio fratello. Sì, bravo, esatto. Non la aspetta, struttura però, della Chiesa il dà fastidio discorso al si allarga. Potere, dà fastidio al potere, perché ci devono ottenere a un certo livello, tutto qui. Sì, ma ci avete pensato che se domani mattina in qualche maniera dovessero rivelare la presenza di altri esseri extraterrestri sparsi nell'universo, non saremmo più gli unigeniti figli di Dio? Come la mettiamo col peccato originale? È necessario che anche in quegli altri pianeti arrivi un Cristo per essere crocifisso e salvarci tutti? Cioè, esiste ancora anche per questi esseri il dogma della Beata Vergine Maria Immacolata? Cioè, ci sono tutta una serie di meccanismi che noi lì leggiamo alla luce dell'evoluzione che ha avuto questa umanità, ma che probabilmente su altri luoghi sono andati per altre vie, e quindi tutta la narrazione diventerebbe differente. Cioè, noi leggiamo i fatti in riferimento a quello che è stato il nostro percorso di conoscenza, di esperienza, di evoluzione, di incontro con lo spirito, ma probabilmente il padre in altre case, nelle sue molte altre dimore, non ha avuto necessità di sacrificare un figlio, capito che ti voglio dire? E quindi là la storia è completamente differente. Ma magari erano vedi, meno Francesco, peccatori di noi, dico. Francesco, dobbiamo considerare anche un altro aspetto, che noi conosciamo l'istituzione chiesastica, uso questo termine, che è un'istituzione che ha messo in piedi un imperatore. Sì, certo. E non è certamente la stessa istituzione, secondo il mio modesto parere, che ha messo in piedi il Cristo. Sì. È tutt'altra cosa. E quindi tutte quelle cose che tu hai elencato fanno parte di dogmi, comunque di costrizioni che vengono messe nelle nostre teste, perché devono appunto essere delle costrizioni per le persone. E chi meglio di chi gestiva un potere politico temporale ha utilizzato un veicolo come quello di una religione, di un credo, per fare sì che non si perdesse il suo intento, l'intento politico militare del potere terreno. Sì. Quindi Va bene, dai, riflessione fatta, andiamo avanti con la nostra relazione, vediamo. Diciamo che adesso cerchiamo di chiudere, Alberto, e magari torniamo un attimino anche sempre al secolo scorso, no? A due secoli fa, parliamo sempre di questi globi, un bellissimo globo da dove esce la Madre Celeste, e sto parlando di La Salette. Sì, la Salette è lo stesso contenuto del messaggio di Fatima, del messaggio
di Garabandal. E cosa è successo? Come hai detto te, cosa hanno testimoniato questi bambini? Che gli sembrava che dal sole si fosse staccata una sfera di luce, e in questa sfera hanno visto all'interno una donna che stava piangendo. Quindi abbiamo sempre questo discorso legato a questi fenomeni di luce. Il messaggio di cosa ha parlato? Della situazione spaventosa della Chiesa che arriverà. Ha parlato poi, come ho detto prima, degli apostoli degli ultimi tempi che porteranno la luce di Dio in tutto il mondo. Ha parlato della fine dei tempi e cosa ha detto, cosa ha fatto vedere i bambini? Non riesco più a trattenere il braccio di mio Di mio figlio. figlio. Quindi ha parlato della giustizia di Dio, dell'ira di Dio che sta arrivando. Ti leggo i messaggi delle apparizioni presenti. Carbonia 2014. Ascoltate i miei profeti, fate memoria di ciò che riportano le profezie dei santi. Fidatevi della profezia di Maria Santissima alla Salette e poi a Fatima. Come ho detto, concordano, perché in verità vi dico, siete in quel tempo. Giacarei, Brasile 2021. Continuate a diffondere il mio messaggio e il segreto di La Salette. È molto urgente avvertire e aprire gli occhi a tutti coloro che ancora dormono nell'ignoranza, che non capiscono cosa sta succedendo e non sanno nemmeno cosa accadrà. Fate sapere a tutti i miei figli che il mio segreto della Salette sta accadendo. Esatto, ma perché la Madonna ha detto le persone non stanno capendo cosa sta succedendo? Si sta compiendo la Salette, diffondete il segreto di la Salette ed è questo il periodo giusto per capire il contenuto di la Salette. Perché? Innanzitutto nel 1846 la Madonna aveva detto i 10 re dell'Anticristo provocheranno una guerra fortissima e in prossimità a questa guerra si manifesterà lo stesso anticristo. Roma, come ho detto prima, sarà la sua sede. E che frase aveva utilizzato già ai tempi la Madonna? Aveva detto: si manifesterà l'anticristo come sedicente salvatore del mondo, già nell'846. Torno ai messaggi. Luz de Maria 2015. Figli, l'anticristo si trova in terra, mettendo in atto il suo piano per mettere a terra l'uomo, in modo che si rivolti con il fango del peccato contro la Trinità sacrosanta. L'anticristo ha firmato patti, si è impossessato di denaro, di armi, di tecnologie d'avanguardia, di istituzioni, di religioni e della volontà degli uomini, che gliene hanno dato modo, che gliene hanno dato modo. L'anticristo si trova in mezzo a voi, si è impossessato delle redini del mondo ed in questo momento mantiene il controllo dell'umanità nell'economia, nell'alimentazione, nella politica, nel controllo della popolazione e manipola le parole della Sacra Scrittura. Quelli che preparano la venuta dell'anticristo sono gli stessi che stanno dietro all'immoralità e alla destabilizzazione economica, sociale e politica, per creare il caos ed in questo modo dominare l'ambito necessario per presentare l'anticristo al mondo. 2021, il peggior purificatore dell'umanità proverrà dall'elite, dalla quale vengono emanati gli ordini a livello globale per assoggettarvi fino a quando arriverà colui che si presenterà come re della pace. Il re della pace. Stiamo vivendo adesso nel presente il piano dell'anticristo, cioè
l'anticristo è il principe di questo mondo che, grazie naturalmente all'appoggio dall'elite, ha potere su tutto, sull'economia, sulle religioni, sulle banche, sui soldi, sugli eserciti, sui governi, sulla politica, su tutto. E adesso deve crollare tutto. Sta crollando l'economia, adesso vedremo questa tremenda inflazione, lo vediamo col gas, ma aumenterà tutto. E stiamo sentendo anche parlare di usare... No, ci stai dando una notizia buona dopo l'altra, grazie, grazie, eravamo veramente, cioè, come dire... Vai, vai. Beh, d'altronde è giusto affrontare. E abbiamo sentito parlare di usare l'acqua, si è sentito parlare di utilizzare l'acqua in un certo modo, le voci della carestia oltre i messaggi mariani aumentano. Infatti la guerra è tra Russia e Ucraina, la Russia è il primo esportatore mondiale di grano a livello mondiale e l'Ucraina è il terzo esportatore mondiale di cereali. Con la sua esportazione ogni anno sfama 450 milioni circa di persone. Adesso la carestia deve arrivare, si deve diffondere in tutto il mondo e la guerra sarà mondiale. Poi si manifesta l'anticristo come risolutore di tutti i problemi e, come ti ho appena letto nel messaggio, come il re della pace, porterà pace durante la guerra. Quindi, in sostanza, tutto quello che sta succedendo è opera, è voluto dall'anticristo, è tutto programmato. E questo discorso le persone sono facilitate a capirlo da quando? Dal 2019, da quando è partito questo scenario mondiale, dalla Cina, giustamente. Possiamo farci delle domande, perché avevano impedito di fare le autopsie in Italia? È un paese particolare, è successo anche in altre nazioni. Come soluzione a questo scenario mondiale, cosa hanno proposto? Questo minestrone che vogliono fare a tutta l'umanità. E ci hanno fatto l'analisi, ci hanno trovato dentro l'impossibile. Domande che ci facciamo: perché non c'è stata una nazione che ha impedito il diffondersi di questo brodo? Perché sono sotto la pressione dell'anticristo? Perché non c'è stata una sola religione che ha denunciato questo minestrone, questo brodo? Perché sono sotto la pressione dell'anticristo? Perché non c'è stato un TG1 che ci ha detto la verità? Perché anche l'informazione è sotto la pressione dell'anticristo. Quindi adesso crolla tutto, deve crollare tutto, e come ha detto la Madonna alla Salette, questo demone uomo, questo demone incarnato si manifesterà come sedicente salvatore dell'umanità e del mondo. Però c'è un particolare: le apparizioni di Fatima sono state approvate dalla Chiesa, quindi hanno un certo potere sulle persone. Quindi se noi abbiniamo quello che sta succedendo con il messaggio di Fatima, soprattutto con la frase che ti ho appena citato, l'anticristo si manifesterà come sedicente salvatore del mondo, possiamo ottenere vari risultati. Quindi dobbiamo lavorare sopra, anche sopra questa apparizione, per risvegliare delle anime. Sì. Alberto, scusami, faccio la parte del cattivo, ma non te vai, è venuto qualche dubbio che questa storia poi alla fine non funziona così? Cioè, stiamo andando verso un percorso di generazione per la quale non c'è una salvezza, cadiamo e basta. Ti è mai venuto questo dubbio? No, ma assolutamente no. È un periodo di purificazione e al demonio è stata data massima libertà per, come abbiamo detto prima, come ha detto prima anche Fabio, per generare questa selezione. Quindi questo è un breve periodo di tremenda, agghiacciante sofferenza che arriverà all'umanità, che anticipa l'indescrivibile, la grande felicità che arriverà su questo pianeta. Assolutamente. Si compierà il Padre nostro, come in cielo, così in terra. Si compierà il Padre nostro.
Quindi il mio messaggio è assolutamente reale, positivo, spiega le leggi di Dio, spiega le leggi di Dio, perché chi di spada ferisce, di spada perirà. Siamo ridotti molto male come umanità e quindi adesso la spada deve tornare indietro. Quindi comprendiamo anche le leggi di Dio. Ma se noi non lanciamo spade e se quelle che abbiamo lanciato cerchiamo di farle, di cancellarle con delle buone azioni, avvertendo il prossimo su quello che succederà, mettendo alla luce le opere del demonio, questo è un altro messaggio positivo che do, che aggiungo. Quindi non cascate in tristezze inutili, operate azione e entrate in questa battaglia, agite, Benissimo. che Allora alla ci fine vinceremo noi. ce la faremo sicuramente. Allora ci siamo. Sì, la mia è una provocazione, figurati se non so, cioè, sono più che ottimista, anzi, più vedo il manifestarsi di alcuni segni, più mi convinco che siamo sulla strada giusta. E dunque, ci siamo fatti le nostre bellissime 2 ore di puntata, ma come vi avevo detto, voglio lasciare spazio perché già l'ho visto, se no, non lo faccio per fare le puntate, se no questi mi picchiano, vengono e mi trovano sotto casa. Molti loro sanno dove abito, per cui se non lascio spazio questa sera finisce male per me, a schifio, come diciamo dalle nostre parti. È meglio che sentiamo un po' di interazione, facciamo anche un po' di interazione con il pubblico. Non so, Fabio, se hai qualche riflessione prima di lasciare spazio alle tante chat qua, messaggi e roba Breve, varia, audio breve, messaggi. Sì, vai, vai, vai. breve. Abbiamo parlato di Casalette, abbiamo detto una cosa, no? E l'abbiamo legata a Fatima. Io aggiungo una cosa: alla Sì. Salette, la Madre Santissima ha dato dei messaggi anche dal punto di vista dell'immagine. Lei si è presentata con delle catene addosso, con un crocifisso vivo e con ai lati del crocifisso una tenaglia e un martello. La Madonna, a mio parere, ci ha detto che senza coscienza, il crocifisso vivo, la tecnologia, la tenaglia e il martello, non valeva assolutamente nulla. Oggi siamo in mano alla tecnologia, oggi viviamo solo ed esclusivamente con la tecnologia, dobbiamo imparare a tornare ad essere un pochino più umani e soprattutto consci delle nostre capacità. E non solo quella della tecnologia, che è di grandissimo aiuto, ma non può essere la vita dell'uomo demandata solo ed esclusivamente alla tecnologia, che è in mano a pochissime persone. Sì, assolutamente. Senti, a proposito di tecnologia, io naturalmente seguo, sono iscritto al canale di Alberto, anzi lo facciamo vedere perché mi pare pure giusto, aspetta che ce ne andiamo qua, eccolo qui, l'ho guardato, il canale YouTube, tra l'altro ho visto che hai pubblicato recentissimamente un video che ancora non ho visto, lo guarderò questa sera, eccolo qua, la fase finale dell'Apocalisse, ah bello, c'è cioè proprio ah, una notizia buona dopo l'altra, grazie caro, sei un amico, sei un amico. Però no, Ciliegina sulla torta. sì, appunto. Detto questo, io naturalmente, come vedi, gli ultimi video li ho già visti. C'è stato un passaggio, ne ho parlato anche con Fabio, che mi ha molto colpito. Hai fatto una descrizione, tra l'altro, che io conoscevo già questa storia. Facciamo insieme questa riflessione. Dove tu racconti la storia di quella donna, quella ballerina, che aveva subito un trapianto di cuore, scoprendo dopo che il cuore apparteneva ad un ragazzo che era appassionato, mangiava spesso chicken di pollo. Ci sei, Alberto? Nuggets di pollo e Sì, birre e fredde. birre fredde. E questa ballerina, insomma, che non aveva mai avuto gusti di questo tipo, d'improvviso si svegliava con questa voglia irrefrenabile, cioè proprio manifestava gli stessi desideri del ragazzo che era stato donato, che era di fatto stato il suo donatore. E la riflessione, quando conoscevo questa storia, però mi hai aperto ad una riflessione che fino a quel momento non avevo fatto. La voglio fare insieme a voi, con quanti ci stanno seguendo da casa, perché questa cosa è straordinariamente interessante. Evidentemente, oltre a quelle che ci racconta la scienza ordinaria, il cuore non è semplicemente una parte meccanica, cioè non è la solita pompa che favorisce la circolazione, ma ha trasmesso anche un'informazione sottile che riguarda l'essenza, se vogliamo dire la parte animica, la parte emozionale, i desideri, cioè c'è una forma di
iscritta dentro il DNA, il codice, che in qualche maniera non ha solo la funzione appunto di fare la pompa, ma di trasmettere tutta una serie di informazioni, la parte animica. Quindi quel trasferimento di cuore ha trasferito anche una parte di quell'essenza di quel ragazzo. Ora noi stiamo vivendo un periodo in cui è già questo un preludio a questa fase di transumanesimo che in qualche maniera sembra essere, insomma, sempre più vicina, più immediatamente pronta nei nostri orizzonti. Lì abbiamo visto che c'era quel tipo di informazione, ma è un'emozione, cioè chicken di pollo, polpette di pollo e birra fredda. E adesso che tipo di informazione stiamo trasferendo? Fabio, vuoi... Sì, se vuoi io ti do la mia, poi dopo dirai la tua. È quello che dicevo prima, noi ci siamo affidati a qualcosa che non è umano. E soprattutto l'informazione che stanno trasferendo, io non ero stato così palese perché non volevo farti chiudere di nuovo il canale. No, non abbiamo citato, non abbiamo detto no, se ci chiudono, vabbè. Lo sapete che ci vogliono bene, adesso noi abbiamo, come dire, degli amici appassionati. Oh, allora, il titolo non è vivo. I contenuti sono di tutt'altro ordine, vuol dire che l'algoritmo non ci può trovare, vuol dire che c'è qualche delatore che segnala, il che ci fa piacere, vuol dire che ci vuole bene. Comunque andiamo avanti. Allora, per tornare all'argomento, sicuramente stanno tentando, anzi hanno già iniziato questo processo del transumanesimo. E questa cosa, a mio parere, a mio parere del tutto un Fabio pensiero, è un qualcosa che procede a sprombattuto, a tutti i costi. Tu devi soltanto guardarti intorno, no? E vedere che questi hub, così li chiamano, perché adesso ci dobbiamo riempire la bocca di parole che sembrano... Sì. Così fighe, no? Sì. Queste io le chiamo le stanzette della morte, vengono messe ovunque, nelle aziende, nelle farmacie, ovunque. Io lavoro presso un'azienda che ha messo su un hub di questi e sono 12 postazioni, non una, 12. Proprio l'altro ieri è arrivata per l'ennesima volta un'email che ci invitava a tutti ad andare di corsa. Quindi il discorso è proprio questo, stanno cercando di legittimare quella forza che poi potrà procedere, perché poi la cosa non finisce lì, perché una persona transumana è una persona che risponde anche a dei comandi che non sono più soltanto dei comandi emozionali, ma vanno oltre. Di pochi giorni fa un video che ho visto che spero che, una non, maialina sia lo, con... spero che non sia lo stesso video che ho visto io, che era veramente raccapricciante. Esatto, allora ecco, allora cioè questo, a questo ci stanno portando, ecco perché io ho detto quella cosa prima, attenzione alla tecnologia, la sì. Tecnologia fino a che è in aiuto all'uomo, ok, il ma quando va oltre, affiancamento, quando va oltre prevale l'uomo. Certo, assolutamente. E dell'eteria. Va oltre il disegno divino, il disegno della creazione. Sì. Alberto, se lo vuoi rivedere adesso... quel passaggio, se lo vuoi rifare tu quel passaggio, era bellissimo, hai fatto benissimo a sottolinearlo in quel video, mi ha incollato l'attenzione. La storia di quella donna è fantastica. Sì, ma praticamente quella donna è Sylvia Clare e è stato... uno dei primissimi trapianti di cuore e aveva ricevuto, insomma, dopo questa operazione ha cominciato a sentire una voglia irrefrenabile di mangiare dei nuggets di pollo, delle birre fresche, e dopo un po' di tempo ha proprio saputo che il proprietario principale del cuore era un ragazzo di 18 anni che era un adoratore dei nuggets di pollo e gli piaceva bere delle birre fresche. Quindi adesso cosa è successo? Io ho sentito questa, mi sembra sembra grossa, ma non mi stupisco più di niente, cioè che hanno tentato di trapiantare il cuore di un suino, sì, in un essere umano, poi hanno creato artificialmente
un topo con cervello e cuore battente, con le cellule staminali, insomma, modificate, e poi in Israele hanno creato, stanno progettando di modificare geneticamente le cellule staminali per creare degli embrioni che si sviluppano senza cervello, degli embrioni umani che si sviluppano senza cervello. E così crescono questi organi che possono essere poi trapiantati. Perché tutto questo in questo periodo anticristico? Io ho pensato anche a questo, e l'aspetto genetico si collega anche a questi minestroni. Ok? Sì. Perché il DNA riceve informazioni dalla luce e andando nella nuova era ci sarà una trasfigurazione, ci sarà un cambiamento genetico. Sì. Quindi probabilmente, sapendo che ci sarà questo salto evolutivo, loro vogliono impedire, vogliono bloccare questo passaggio anche in questo modo. Questa è la mia. Non Sì. so se avevi sentito in Israele questa notizia. Allora, E io ho stanno visto. andando anche oltre, cioè stanno parlando di allungare la vita di 50 anni. Jeff Bezos ha parlato di rigenerazione delle cellule, rigenerare e riprogrammare le cellule. Poi il tutto si. E hanno parlato anche di vita eterna. E la Madonna, io l'ho letto in un incontro, ha parlato: l'anticristo vi donerà la vita eterna. E c'è questo No, ma l'ho anche, c'è vista io sta questo. cosa, è per questo che ti stavo dicendo. Ho visto un video Ah, che l'hai Fabio. visto nel video? Ah, ho No, no, l'ho capito. visto un video che è totalmente raccapricciante, però siccome devo come al solito capire se è attendibile o meno prima di pubblicarlo, comunque di condividerlo con altre persone, voglio fare le mie verifiche. Capire l'origine se è possibile, perché non sempre è possibile questa cosa, ma vi assicuro che è qualcosa di spaventoso, cioè si riesce sostanzialmente a far vivere le persone defunte. Qualsiasi corpo di animale o essere umano che comunque ha perso l'essenza vitale lo si riesce comunque a far vivere. Sono veri e propri zombie, diciamo così, anche esseri, anche carne completamente. Ho visto un pesce completamente squartato, senza più le interiora, privo di tutto, aperto, che nuotava una bellezza, sembrava assolutamente vivo. Questo per farvi capire a Sì, che poi hanno punto. creato le mucche senza le corna, Sì, i cioè, vabbè. cani muscolosissimi, le piante più che resistono ai Vabbè, parassiti. di tutto e di più. Va Stiamo bene, andando. dobbiamo andare, ultima cosa, non dobbiamo andare tanto in là con il pensiero a pensare che basta vedere quello che succede oggi. Un trapiantato prende tanti di quei farmaci che sono anti-rigetto, perché altrimenti il corpo respinge quella parte. E quindi già lì ci dovremmo fare la domanda, cioè il nostro corpo è stato progettato dal creatore proprio in relazione al fatto che deve essere questo, non può essere altro, smontato e rimontato come i pezzi di ricambio di un'auto. Certo. Ok? Quindi noi dobbiamo essere anche rispettosi nei nostri confronti, nel nostro corpo che comunque è specchio dell'intelligenza creativa. Tutto qua. Assolutamente. Ma poi non solo, ogni organo porta in sé una memoria. Questo è un altro aspetto, magari ne parleremo un'altra volta. Esattamente. Allora, cioè, Esatto. noi abbiamo degli amici appassionatissimi che seguono sempre i nostri format. Uno di questi ormai è diventato noto non solo in Italia, ma anche fuori dai confini nazionali. Lui è il disturbatore seriale. E sentiamo un po' che domanda ci ha mandato da casa. Vediamo un po', io mi monitoro anch'io l'audio perché se no non lo sento. Vediamo che cosa chiede. Buonasera a tutti, ciao Alberto, sono Andrea della Mese Terme.
Volevo chiederti, la nuova malattia di cui si parla delle ustioni sulla pelle, chiamata vaiolo delle scimmie, è la pandemia di cui parlano le profezie della Madonna? Grazie, un abbraccio, buona serata. Ok, altra bella notizia, pronti. Ma nello specifico io non posso dire che quella, io posso dire soltanto che la Madonna ha annunciato malattie che colpiranno la pelle, questo è sicuro. Poi per il vaiolo delle scimmie a Trevignano Romano aveva dato un'indicazione precisa, la Madonna aveva detto da Roma partirà questa malattia, infatti così abbiamo visto. Comunque sono questi dei segni che ci ricordano il messaggio di Maria e che ci fanno capire che si sta compiendo il messaggio di Maria. E il padre, diciamo, nella sua metodologia ci fa assaggiare in piccole dosi, in piccole quantità, quello che succederà in grandi quantità. Quindi tutti questi segnali ci fanno capire che fra un po' arriveranno, come ha detto la Madonna, delle pesantissime malattie che colpiranno la pelle. Però ci ha anche dato delle indicazioni sulle erbe per curarle, no? Sì, voi Qualcosa. guardate il sito di Lourdes Maria, lì c'è scritto tutto, come prepararle, come fare i mix, come, insomma, procuratele. Beh, c'è da considerare anche che l'azione aumenta la nostra luce, quindi possiamo creare anche noi una barriera cambiando vita, entrando nell'opera, nella preghiera, mettendo in pratica il messaggio di Maria. Quindi non c'è come protezione soltanto l'erba di Lourdes Maria. Allora, vediamo Rosaria che cosa chiede. Si sa chi è l'anticristo? Tu, Bellissima Fabio, serata. volevi dire qualcosa? No, no, Questa no, assolutamente. domanda. È una domanda che poi ci farebbe navigare oltre, quindi va bene così. Perché poi dovremmo parlare di quello che stanno progettando, di quello che possono irrorare dal cielo, quindi lasciamo perdere, andiamo avanti. Stiamo vedendo adesso. Allora, si sa chi è l'anticristo? Ti sei fatto un'idea di chi è l'anticristo? No, io dico più di chi è l'anticristo, di qual è il profilo dell'anticristo. È una persona giovane, si occupa di politica, di scienza, di religione, sa un po' di tutto, è un politico accorto. Che idea ti sei fatto? Si presenta come buon samaritano. Una volta mi ricordo che tu in un'intervista hai detto: io non so chi sia, però so che quando apparirà lo saprei riconoscere. Sì, allora innanzitutto non so chi è, non mi sono mai azzardato a dire ma forse questo, forse quello, perché si mette soltanto confusione e confusione ce n'è già tanta. Ma non lo identifico in personaggi spocchiosi che vediamo in televisione perché sarà amato da tutti. Quindi non te lo so dire. Comunque sarà un portatore di pace, sarà una persona intelligentissima, un illuminato, troverà le soluzioni veramente, darà da mangiare a chi non ne avrà, guarirà i malati, porterà la pace, cosa che non si riesce più a fare perché si è entrati nel caos. Quindi sarà considerato un illuminato. E poi, a mio parere, quindi prendete con le pinze, prima si deve manifestare il progetto Blue Beam. Progetto Blue Beam che consiste anche in ritrovamenti archeologici architettati a puntino secondo la volontà dell'Anticristo, perché come è stato notificato, per esempio, nel gioco di carte degli Illuminati, deve essere cambiata la storia. Lui deve manifestarsi come Messia, quindi deve negare la miseria. Allora,
No, perché stavo Cristo, si guardando. parla di anticristo No, e... no, 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 perché stavo guardando appunto una cosa che mi ha mandato tra l'altro un amico comune, Lorenzo Vivi Piccinini, rispetto Ah, al progetto. grande. Lorenzo, Ciao Lorenzo. che Ciao, salutiamo. grandissimo. Ve la faccio vedere, perché sennò poi sembra. Sembra che appunto ci sia stata già una prima manifestazione di questo famoso progetto Blue Bean con un'apparizione in cielo, però poi vediamo perché la stavo guardando così in anteprima, però mi sono dimenticato di disattivare l'audio di WhatsApp. Va bene, niente di che. Salutiamo Lorenzo che naturalmente ci ha dato un'occhiata questa sera. E appunto, guarda, hai parlato del progetto Blue Bean e è arrivato il messaggio. Hai visto? E quindi stavi dicendo il progetto Blue Bean? Che deve cambiare la storia dell'umanità. Come è notificato nelle carte degli Illuminati, c'è la carta con scritto riscrivere la storia. Oppure Sì. Benjamin Graham che è, diciamo, il precursore del Maitreya. Sì. Ha detto che il Maitreya si collegherà mentalmente con tutta l'umanità, quindi tramite la tecnologia, e rispiegherà tutta la storia. Quindi questa sua manifestazione deve essere appoggiata anche a delle false scoperte archeologiche architettate. Comunque ne succederanno di ogni. Sì. Quindi prima ha creato il suo bel scenario, c'è un piano che abbiamo appena visto che deve evolversi e poi si manifesterà. Poi ho dato un altro indizio, Roma sarà la sua sede, Sta già non ho camminando in questo detto, momento in mezzo a noi? È già presente? eh? Sì, certo. Ok. Guarda che c'è un'apparizione dove la Madonna dice che l'anticristo è nato nel 1970 da una donna religiosa e da un vescovo, quindi all'era nostra, ma siamo lì, eh? E io ti Quindi stavo dicendo, non è che niente, lo niente è al lato, là a destra, seduto alla tua destra lì. È lui. Allora, No, vediamo. io non l'ho studiata questa apparizione. Sì. Sì, c'è Non questa l'ho cosa studiata. che viene detta. 1970 da una religiosa e da un vescovo. E Comunque. dice aveva i denti alla nascita, dice questo. Poi adesso bisogna vedere, interpretare, ovviamente come tu ben sai, no? Però comunque non è manifestato oggi, ma è sicuramente, come già hai detto, una persona che sarà ben voluta dagli altri perché darà le soluzioni a problemi che sono stati generati. È Sì. uno che ha in mano la finanza, è uno che ha in mano tante Sì. cose. Ok. Comunque gira da un messaggio, Mariano, gira per la città di Roma, nei grandi palazzi di Roma. Beh, concorda con la saletta, non c'è da stupirsi. E in altri messaggi ha detto mangia, beve e dorme lì con voi, è Sì. qui, Ospite è di qui. Mario Draghi. Di È entrato Mariuzza, dalla porta Mariuzza. dell'inferno. È entrato dalla porta Ospite di dell'inferno. Mariuzza. Va bene. Allora, vediamo se sai che noi abbiamo la possibilità, insomma, di interfacciarci con tantissime piattaforme. Allora, vediamo se c'è, e ce la sentiamo anche naturalmente, qualcuno su dei nostri amici. Oh, hai tenuto. Adesso siamo, c'erano più di 900 persone, altre più di 50 sono qua su Telegram. 2 ore e mezza incollate le persone, più di 900 persone incollate alla diretta. Bene. Allora, Ciao vediamo se cari c'è qua. amici, grazie. Sì, ora se non fai come dire, un riordino delle cose dette, già me l'hanno scritto qua, poi ti mando le orde di Mordok a casa. Per chiarirci le idee, perché allora vediamo chi c'è tra i nostri amici di Telegram. Qualcuno se vuol fare qualche domanda live a voce, prenotatevi. Lo sapete, potete alzare la mano così poi vi do la parola. Solitamente è Fabio che si prenota su Telegram. Allora vediamo se c'è qualcuno che
dei nostri amici qua, dei tanti amici su Telegram che ha voglia di fare qualche domanda. Se no, nel frattempo che vuoi, eccolo qua. Adrian, vediamo un po'. Consenti di parlare. Adrian, prova a parlarci. Pronto? Aspetta, 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 aspetta. Adrian, consenti di parlare. Adesso si è acceso il microfono, prova. Attiva il microfono, Adrian. Ce l'hai spento. Adrian Live. Pronti? Ok, Ok, buonasera. ti sentiamo perfettamente, caro. Da dove ci chiami? Allora, saluto. In Adesso sono in diretta? Sicilia, però sono di Bologna. Saluto l'amico Alberto, ci conosciamo Ben bene. Ciao Ciao caro. Alberto. Benissimo. Ok, Ma dici chi sei, tutto. Andrea? Adriano, Adriano. Adriano. Ah sì, beh, ti conosco, sì. Sì. L'ha detto Ci che ti conosciamo. conosce. Sì, mi ricordo. Conosciamo. Ciao grande, Sei venuto Adrian. il mio compleanno, sì. Va bene, volevo aggiungere una cosa. Quando avete parlato della sequenza, cioè della cosa che hanno aggiunto al DNA, un'altra considerazione. Cioè, questo brodo, come lo Sì, chiama brodo va Alberto, bene, se no va. ci chiudono il canale, abbiamo una stagione davanti. Brodo va bene, dai. Sì. Va a interrompere il contatto con il divino, Sì. cioè chiude i chakra 8, 8, 9 e 10, diciamo così. Sì. Chiudendo questi qui, si ha una connessione non più con sopra, ma con sotto. Questo io credo che sia inevitabile. Chiedo Alberto conferma di questo Se ha e vi ulteriori saluto. notizie al riguardo. Grazie Adriano, gentilissimo, gentilissimo per la tua attenzione. Grazie Ciao, ancora. grazie, Ciao, 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 ciao. ciao. Allora, Alberto, sai, hai Ma qualche più ulteriore che notizia di un possibile? Vai. Sì, più che collegarsi col sotto è uno scollegarsi. Uno Sì. scollegarsi, perché lo spirito si collega al corpo con delle interfacce con l'anima Sì. e comunica col corpo attraverso l'anima e penso che sia uno scollegarsi. Uno Sì. scollegarsi e questo ci riconduce alla profezia di Rudolf Steiner che aveva ricordato che ai bambini verrà dato questo minestrone, questo brodo per sconnettere l'intelligenza dalla loro parte spirituale. Cioè dal loro vero io, diciamo. Sì. Sì. Questo Ok. penso. Allora, ci sono altri amici che sempre da Telegram vogliono fare qualche altra domanda. Io li avevo visti, però non avevo aperto il microfono perché provate a rilanciare la richiesta adesso perché c'era già aperta una linea e vediamo se c'è ancora qualcuno che vuol fare qualche domanda. Siamo qui. Nel frattempo, te ne faccio una io, te ne faccio vedere una io che era arrivata qua sul canale. Allora, poi. Perché molti ci hanno seguito, naturalmente per chi ti segue, per chi segue i nostri canali, un'idea ce l'ha già strutturata, però molti fanno fatica a mettere in sequenza l'ordine degli eventi che dovranno accadere fino alla manifestazione, al prelevamento, eccetera, eccetera. Infatti Maria Stella ci dice, non si capisce più l'ordine cronologico dei fatti che devono accadere. Prima il miracolo, dopo il prelevamento e dopo l'avvertimento? O non è così? O prima Allora, l'avvertimento, io dopo il miracolo e poi il prelevamento? sì, quando io distribuivo i fogli, Sì. avevo scritto all'inizio: non assicuro un ordine cronologico, perché razionalmente parlando non riesco a dare questo ordine preciso. Me l'hanno chiesto in tanti ultimamente, non so se è un segno che dovrò provare a mettere un ordine cronologico degli eventi, però penso di mettere più in confusione che mettere le cose in chiaro, perché davvero non ho certezze, perché se provo a stendere una lista, ci sono degli aspetti poi che non mi tornano, Sì. quindi alcuni eventi poi li capiremo più in là.
nel profondo e ti ripeto che me l'hanno chiesto in tanti, ma non Sì. rischio di mettere confusione. Allora, ci sono delle profezie norvegesi Sì. dove viene descritto il cosiddetto prelevamento, rapimento, diciamo quello che è. In realtà, come dice Alberto, non è molto sicuro che. Allora, una cosa è sicura, che ci sarà l'avvertimento e poi il miracolo, e questo è assodato. Ma del prelevamento, siccome potrebbero essere più fasi del prelevamento, c'è Sì, chi esatto. parla di addirittura tre fasi, ok? Una prima, una seconda e una terza. È probabile che la prima fase avvenga prima addirittura dell'avvertimento, cioè coloro che sono talmente, prima Alberto ha detto delle cose un po' particolari, no? Talmente spiritualmente avanzati e sono, come ha detto nell'apparizione, pronti ad entrare nel regno dei cieli, se vogliamo chiamarlo così, nella maniera un po' più colorata religiosa, quelli potrebbero già accedere a quei piani sottili, io dico, no? Sì. Invece altri hanno bisogno di passare per altre purificazioni, chiamiamole così. Quindi l'avvertimento, e quindi queste tre fasi non le possiamo, se sono tre fasi, non le possiamo mettere in ordine cronologico sicuro. Sì. Sì, poi ci sono troppi eventi. Farei, a mio parere, farei soltanto del pasticcio. Ripeto, me l'hanno chiesto, ma c'è troppo da considerare. Il doppio ciclo dell'anticristo, avvertimento, miracolo, rapimento degli eletti, che io concordo, per me ci sarà più di una fase. Poi c'è anche la manifestazione del grande monarca che porterà la pace durante il tempo dell'anticristo. Poi ho dei messaggi che dicono: dopo l'avvertimento c'è la manifestazione dell'anticristo, poi l'arrivo dell'angelo della pace, l'impatto col meteorite, rischio di fare del pasticcio. Non lo so, se continueranno a chiedermelo vuol dire che è un segno che dovrò mettere tutto in ordine e ci proverò, però penso di non farcela, faccio qualche errore sicuramente. Va bene, ha chiesto di parlare G, vediamo se riusciamo a sentirlo. Ti abbiamo acceso il Mi microfono. senti? Mi sentite? Buonasera, mi Sì, buonasera, sentite? ciao, ci dici il nome e da dove chiami? Ciao, mi chiamo Andrea e sono di Bari. Ciao Andrea, grazie, dici tutto. Grazie a voi. Allora, Francesco, io ti seguo da diverso tempo e diciamo, sono abbastanza edotto su tutta la questione e le tematiche che tu tratti da di diversi anni. Allora, diciamo che c'è un tema che molti di voi, purtroppo, penso, hanno difficoltà di prendere minimamente in considerazione. Dici. Cioè, il tema è che anche tutte queste profezie, tutti questi, diciamo, messaggi escatologici potrebbero, perché nulla può essere escluso, potrebbero anche essere loro parte forse di un piano, dello stesso piano che ci sta portando oggi al terzo conflitto mondiale e a tutto quello che stiamo vivendo in questi anni. Ecco, io, come dire, tratto sempre con le pinze queste tematiche perché voglio sempre godere del beneficio del dubbio e ci sono anche delle cose che, per quanto mi riguarda, sono un po' contraddittorie. Per esempio, si parla sempre della Vergine Maria, però questa è una concezione, estremamente legata sempre a quella che è la tradizione cattolica, quando invece, come sappiamo, nella storia dell'umanità, la divinità e la verità si è manifestata in tante tradizioni e sotto tante diverse forme e diversi avatar. E quindi, come dire, perché c'è sempre questo filo conduttore che ci porta sempre comunque a una tradizione di stampo, tra virgolette, cattolica? Ecco, questo mi fa in qualche modo porre dei dubbi su, diciamo, la certezza e la verità che queste fonti possono avere. Poi un'altra cosa. Si è parlato tanto di anticristo. Io ho studiato queste tematiche, come vi ho accennato inizialmente, e ritengo,
con estrema certezza di potervi dire che l'anticristo è Elon Musk, è già qui, è nato nel 1971, è un influencer mondiale, ha grossissima stima da tutto l'establishment finanziario, tecnologico, è colui che sta lavorando al progetto Neuralink, che permetterà di poter far tornare a camminare per esempio i paraplegici, sì. E appunto è un portento, si dice che l'anticristo farà portenti. Ecco, grazie a Neuralink di Elon Musk, i paraplegici potranno tornare a camminare, i sordi potranno tornare a sentire, i muti potranno tornare a parlare. E poi c'è tanto altro, ma servirebbe una puntata intera per argomentare tutto quello di cui sono a conoscenza. Quindi questo è quanto, ecco. Ora vorrei sapere... Il pensiero di Alberto, sicuramente. No, allora, intanto avevo visto il tuo messaggio, l'avevi scritto, l'avevi accennato anche questa cosa in chat... Adesso ho capito a chi faceva riferimento. Intanto grazie per questa testimonianza. Diciamo una cosa però, cioè noi nel corso di questi 2 anni di pandemia, da quando abbiamo cominciato le live, ne abbiamo ascoltata di ogni, nel senso che abbiamo ospitato tante persone, che ognuno dei quali ha fatto un proprio cammino di ricerca, di conoscenza, e non necessariamente tutti confluiscono dentro un'interpretazione di tipo cristiano, anzi molti proprio sono, cioè se penso per esempio ai racconti di Marco Baston con lo sciamanesimo tolteco del Nuovo Messico, non c'è proprio niente di messaggi mariani. Naturalmente questa sera abbiamo presentato Alberto Caccialanza, che ha fatto la sua ricerca, il suo lavoro impostato su questa cosa qua. È chiaro che il taglio è di questo tipo. Non è la prima volta che qualcuno mi dice che Elon Musk potrebbe essere, perché in questo momento forse è quello che raccoglie il maggior numero di caratteristiche, un uomo ricchissimo, dall'ambizione sconfinata. Insomma, sentiamo Alberto, tu che cosa ne pensi? Crittografia end to end, chi è che mi sta chiamando? No, cioè, è impossibile, sta cosa rifiuta. Andiamo avanti, ditemi. Ma guarda, io... Con il Vangelo il metro di giudizio molto semplice, e dal frutto si vede l'albero. Cioè, per esempio, non so se conoscete il mio passato, ne ho combinate di cotte di crude, sono un pluripregiudicato, risse, violenza e tutto. Beh, da quando sono andato lì ho sentito un segno e non ho più litigato con nessuno, questo è un frutto positivo. Poi non so che cosa ha detto, cioè che si allinea con un progetto, questa apparizione di Mariani, con un progetto dell'elite, non so cosa intendeva questo Andrea. No, probabilmente se che, cioè noi... Probabilmente questo tipo di messaggi potrebbero essere parte integrante di questo progetto, cioè anche i messaggi mariani poi alla fine forse sono frutto... del progetto dell'anticristo, non lo so. Sì, dove diventa difficile distinguere la parte positiva da quella negativa, ecco. Ma ripeto, dal frutto si vede l'albero. Poi ha dato dei segni. Adesso io ho sentito delle persone che hanno detto ma potrebbero essere degli ologrammi. Beh, bisogna studiare, come ha detto Andrea. Per esempio, nelle apparizioni di Crosia la Madonna era apparsa e aveva detto portami dell'acqua. Questo ragazzo ha preso dell'acqua, l'ha portata, e la Madonna da statua, e non era da solo, non era da solo, la Madonna da statua è diventata donna in carne. Questo ragazzo ha dato da bere alla Madre Celeste, che era carne, era una donna in carne, e ha bevuto quest'acqua. Quindi poi ci sono altri casi dove in altre apparizioni la Madonna si è manifestata come donna in carne ed ossa. Per esempio a Civitavecchia, questa bambina che era la veggente aveva incrociato una ragazza fuori da scuola che l'ha accompagnata a casa e le ha dato un messaggio da dare al vescovo. Anche a San Damiano, per esempio, questa veggente era a casa con delle piaghe. È entrata in casa sua una donna bellissima in carne ed ossa, ha appoggiato la sua mano sulle piaghe e queste piaghe sono passate.
Poi ci sono altri esempi, per esempio a Turzovka il veggente ha visto in sogno la Madonna e la Madonna ha indicato di scavare in un punto, in un'area, in un punto preciso, e il veggente poi è andato in quest'area e non sapeva il punto preciso dove scavare, e cos'è successo? È apparsa una ragazza che ha indicato il punto preciso dove scavare, una ragazza in carne ed ossa. Sì. E lui ha scavato e fuori uscita l'acqua. Poi sì. Ci sono anche altri esempi, adesso vabbè ci dovrei pensare. Comunque, se posso aggiungere una cosa, Alberto, io senza scomodare tutte queste cose, io dico semplicemente questo, no? Nelle sacre scritture anche nostro Signore fece tante opere particolari e fu accusato di lavorare per il demonio. E lui rispose in una maniera incredibile, secondo me. Disse: può Satana scacciare se stesso? Quindi, allora, tutto questo è semplicemente, ognuno ha il proprio parere ed è giusto che sia così. Però quando comunque certe apparizioni ci dicono cosa succederà, quando c'è stato annunciato questi 2 anni che sono arrivati e sono stati annunciati da diverse veggenti, quando sono state annunciate le guerre a Fatima, ricordo, cioè è inutile, se vogliamo parlare poi di quello che è successo in Africa con Tutsi, cioè lì la Madonna ha descritto per filo e per segno che cosa sarebbe avvenuto a Chibeo. Quindi sono troppe cose, oppure dovremmo andare a scomodare apparizioni del 1500 con la Madonna in Messico, dove addirittura un'immagine che non è dipinta, è semplicemente qualcosa che aleggia su un tessuto che si sarebbe dovuto distruggere dopo pochissimo tempo, sono secoli che sta lì. E quell'immagine ancora oggi la debbono spiegare, cioè ci sono troppe cose che molto probabilmente la nostra scienza non riesce a spiegare, ma troppe cose che si legano nel corso del tempo da secoli a questa parte, quindi non è soltanto un'evoluzione dell'ultimo momento dove qualcuno sta mettendo in piedi questo giochino. È sicuramente qualcosa che questo ente, questo essere, questa divinità, questa madre celeste che chiama tutti figli miei, sta soccorrendo chi vuole essere soccorso. Sì, certo. Quindi i segni che ha dato non sono riproducibili e il frutto semplicemente è buono. Le profezie, io ce le ho, se sono compiute in un modo indiscutibile. Anche per esempio il Libano nel 65 aveva preannunciato la guerra e dopo 10 anni è scoppiata, centinaia di migliaia di morti all'incirca, adesso non so quanti ne sono morti, cioè, e perché ce lo dice? Per evitarla, ci dice fate questo per evitarla o per alleggerire quello che succederà, quindi non è, ci fa solo del bene, non è funzionale assolutamente al piano di nessuna elite, basta studiare comunque che si esce da qualsiasi dubbio, e io consiglio di uscire dai dubbi perché i tempi non permettono ancora di avere dei dubbi. Poi l'altro per Elon Musk. Sì, vabbè, no, era una sua idea. Tra l'altro qua in chat ne sono arrivate di ogni su Elon Musk, che insomma qualcuno no, dice che il comandante in seconda di Astar Sharon. No, io mi arrendo, sto ricevendo dei messaggi, mi arrendo, va bene. No, comunque, non penso che sia lui, ma proprio... No, vabbè, certo, ognuno cerca di identificare quello che secondo lui è quello più vicino alla sua idea, però figurati. La loro intelligenza è ispirata dal male? Questo è ovvio, però non è assolutamente lui, l'anticristo, sì. A mio parere. Sì. Va bene, allora, Alberto, io direi che per oggi può bastare. Abbiamo fatto quasi 3 ore di trasmissione, non le faccio mai, però se no con l'idea che ti becco fra altri 2 anni ho detto approfitto adesso.
poi si vedrà. No, allora, vediamo di farne un'altra prima dell'avvertimento. Cosa dici? Prima dell'avvertimento, assolutamente sì. Nel frattempo vi consiglio, per chi non l'ha fatto, di iscriversi al canale di Alberto, dove pubblica, io li guardo tutti o quasi tutti, insomma, quando mi è possibile, la sera o nei momenti di pausa, certe volte anche in palestra sul tapirulan. E se la gente mi dovesse vedere allenare mentre mi guardi, io dici questo non sta bene, infatti non sto bene. E comunque adesso voglio vedere l'ultimo, questo che hai fatto, me lo guardo proprio stasera. La fase finale dell'Apocalisse è vicina. Il compimento di, vediamo qua che cosa dice. Ah, il compimento di me, ci vuole fare, ma benissimo, d'accordo, ok. Allora, non ve ne andate da lì, voi fermatevi anche un attimo dopo la sigla, così prendiamo gli accordi per la prossima volta, vi devo fare vedere ancora qualcosina. E intanto ci salutiamo con gli amici, ringraziamo per il lavoro strepitoso che ha fatto questa sera Alberto nel presentarci gli slide, ringraziamo naturalmente Fabio e il gruppo di Fattore Evolutivo con cui conto di fare sempre più collaborazioni, tra l'altro abbiamo dato l'accesso a Fabio per entrare nei nostri calendari, quindi si può fissare, e stiamo lavorando su una puntatona con lui, vediamo se ci riusciamo, eh? Però non anticipiamo, vediamo solamente l'appuntamento di domani sera, siamo con Gabriele Sannino e presentiamo il suo ultimo libro, L'amore un giorno alla volta. Finalmente parliamo di qualcosa, insomma, che ci mette di buon umore, dai, ci mette di buon umore. Perché Gabriele, quando ogni volta che è venuto, è sempre un ottimista, nonostante tutto, ci racconta cose belle. Allora, ti ringrazio, Alberto. Grazie. Vai tranquillo. Io allora voglio dire questo: abbiamo anche scherzato, ma ricordatevi che quello che ho detto succede. Questo non è un discorso di ottimismo, pessimismo, è tutta un'altra cosa, è realismo. Quindi abbiamo davanti una fase di purificazione, sarà agghiacciante quello che deve succedere, e poi abbiamo davanti l'inimmaginabile, il fantastico. Quindi giocatevela bene. Questi anni giocateveli bene, azione, annunciate la verità, scacciate via il male, abbiamo capito, in tutti i sensi, il regime, stateci al largo, scelte nobili di vita, perché stiamo giocando una partita importante, ci stiamo giocando il regno di Dio e ci stiamo giocando l'eternità. Questo è il mio messaggio. Quindi il mio è realismo, non c'entra niente con ottimismo, pessimismo, il mio è realismo. Fra un po' abbiamo davanti l'inferno, per qualche anno purificazione, e poi abbiamo davanti l'inimmaginabile, il bellissimo. Giocatevela bene, buona volontà. Proveremo a giocarcela al meglio. Fabio, grazie ancora, un saluto finale anche a te. Io saluto tutti, rinnovo il saluto del nostro gruppo, ringrazio Alberto che ci ha dato questa opportunità questa sera, e come ha detto Alberto bisogna ragionare, state con gli occhi aperti. Bene, che dire, come al solito ci lasciamo col nostro grido di battaglia, siate guerrieri e restate guardinghi sempre. Grazie Alberto, alla prossima, non vi muovete dopo la sigla. Grazie cari amici, grazie a tutti. Ok, vediamo grazie. Se parte la sigla, che nelle ultime puntate...